Gioppo Popularity Attivo, ben ritrovati con Zionello92, anzi con il podcast dietro le quinte e soprattutto c'è un ritorno importantissimo perché come ho detto oggi e come ho detto anche di recente sul gruppo Telegram, io sicuramente se non erro la nostra prima ospite è streamer e artista è stato Nat tre anni fa perché questa è la terza edizione di dietro le quinte. Comunque grazie per il follow a Ema e ciao Gianji, e posso chiamare Gianji? E comunque no, è un piacere di averti qui. Bentornata nella casa degli artisti, lo sai, che questo format è sempre stato più che un podcast: un è stata una casa degli artisti per far sì che in modo si potessero incontrare, chiacchierare, parlare dell'arte del più e del meno. E sai, questa è sempre stata la casa di tutti. E a me fa veramente piacere averti qui perché sei una bravissima persona streamer anche perché poi ci non è vero, vediamo. non ci credete? Sì, fa chiamarmi Giangino. Gian ci siamo Giangino. Giangino, no, mi ricordo un mio amico che lo chiamiamo Giangino. Ciao, Aki, ecco un altro artista. Ciao, Aki, e, e comunque, no, veramente fa veramente piacere. Cioè, che io ho avuto questa possibilità di conoscere Natta anche nel privato e scambiare delle chiacchiere. Comunque è una persona meravigliosa. Non lo dico perché è o perché è ne qui per la seconda volta, no, perché semplicemente è. Una persona veramente molto molto bella interessante. e interessante. No, benvenuta e bentornata a casa prima, prima di dire questa cosa. Per questo mi fa veramente piacere averti qui. Grazie mille per l'accoglienza. Ah, figurati. Lo sai, io dico quello che penso, e tu, e tu lo sai che te l'ho sempre detto anche in privato. Cata Chi è che ti chiama Cata Ah, forse suppongo che ti puoi chiamare Cata che viene da Catanzaro lo chiamo Katajangi. Katajangi. Ah! Catagianci <ride> Gianji Giancino, piccolo Gianci. come anche dico Shiro. io Akishirota art sì sì anche anche lui è un artista e spoiler non vengo da Catanzaro no no è un meme è un meme ok, okay. grazie mille per il follow e Niente, oggi con la nostra ospite ritorniamo a parlare di nuovo di arte, poi mh, arte digitale. Possiamo fare, alla fine, con Nazzi può parlare di tutto veramente, perché comunque è molto, molto brava. E beh, per chi non la conosce, per chi non la segue, comunque Slay Digital Art, ma penso che difficilmente nessuno ti conosca. Almeno da qui sul del gruppo dell'adattivo ti conoscono tutti. E, difficilmente, però io vi invito a seguirla a prescindere da tutto. E. Topic, book, 24 gradi a Tokyo stamattina domani 9 ingestibile ok Aki ah, perché Aki ora vive in Giappone e si si Aki vive in Giappone da qualche oddio quanto tempo è passato? qualche mese che sei in Giappone Aki? sai che non mi ricordo più forse pure di cosa più cosa bellissima eh si sì, si sì. Sei mesi quasi 7 oddio che questo... madonna è passato tutto questo tempo che sei che in Giappone è passato il tempo velocissimo mi sembrava ieri che... due mesi, un mese, sette, ok. No, no. Mi ricordo che ci, ci scrisse anche: no, Oh, ragazzi, io me ne vado in Giappone a vivere. Eh, madonna mia, sono <ride> passati quasi sette mesi, Dio. Pensavo di meno. 2, 3 massimo, Madonna mia, come vuole Bello. la vita, infatti, deve essere bellissimo, infatti, non lo volevo dire, ma io in realtà 92 non è l'anno mio di nascita, ma è un numero che mi piace: in realtà, io ho 18 anni. Ma oh, ci sta. Eh. No, sì, ci potrebbe sì. stare. pure il portafoglio. Il mostro e vabbè. Vabbè, anche non ti preoccupare. Arriveranno eh, cose buone, dai. Poi ci scriverai tu dal, dal Giappone, ci scriverai ci racconterai di cose bellissime, non ti preoccupare. Allora, ragazzi, tornando comunque a parlare con Nat, io comunque da quando l'ho con con conosciuto da qualche anno Vado il 19 marzo per 14 giorni. Eh, interessante. Ci vuoi portare no, con sono noi? Sono andato in Giappone ultimamente, ti giuro. E voi? Una... Quest'anno, l'anno scorso, tutti. Ok, poi se non mi licenzino torno, torno a lavorare. Ok, ok. Facciamo così. Io e Nat veniamo con te. Ci nascondiamo in una valigia. Ok. Ci sì. entro nella valigia, sì, sì. Ah, neanche io ci entro però facciamo finta che ci entriamo vabbè ci entriamo ci entriamo ci entriamo, c entriamo, c entriamo. no vabbè, comunque torna tornando seri il momento meme è finito tornando a parlare un po' di arte cerchiamo di essere seri cerchiamo eh, sono il primo che non lo sono sono morto un po' impossibile tra tutti e due essere seri però beh, beh, dai, ci proviamo, proviamo. facciamo finta facciamo recitazione dai. Beh, ecco appunto giochiamo con la recitazione perché io ormai sono anni che Faccio questo. Quest'anno ho iniziato il doppiaggio e ho visto che c'è un collega. So che c'è un collega che prima ha messo il follow. Eh, ma non so se sei se, se in ascolto. So che sei un studio di doppiaggio anche tu. Ci dobbiamo fare qualche, qualche chiacchierata qualche volta. è eh, l'emozione. L'emozione di un attimo. Mi fa sbagliare. No, comunque, vabbè. Grazie per il lurk, Mariano, e no, comunque tornando seri, eh, Nat, sono passati due anni, se non erro, dall'ultima volta che sei venuta, sì, mm -hmm. come ospite, e io poi ho visto sui social che comunque ogni tanto, vabbè, io commentavo qualcosina così, che hai fa delle, fatto delle fiere alla fine, come mi hai detto anche prima su Discord in privato, no? Stavamo mm -hmm. parlando, no? Alla fine, beh... Cioè, ti va di raccontarci un po' le cose belle delle fiere, perché io sento più cose, diciamo, le cose che purtroppo so che ci sono nelle fiere, perché purtroppo ci sono questi problemi nelle fiere, dell'organizzazione, un po' così, e sì. così ah, ci sono le cose belle, ci sono tante cose discutibili, però più che brutte, molto discutibili. Okay. Mm. Le cose belle delle fiere è conoscere gli altri artisti, proprio per me la cosa principale è quella. Non è andare lì a vendere, non è andare lì a, a passarti tipo, che so, tre giorni in un'altra città, sì, in parte, però è più bello sia conoscere persone nuove con cui parlare, quindi magari chi passa allo stand, e ci chiacchieri, eh, trovi persone interessate alle cose che interessano a te. E da amante dell'horror ti dico che sono una nicchia Microscopica io perché spesso mi ritrovo che siamo due artisti o tre in tutta una fiera, anche se è grande, che facciamo horror. Poi tutto il resto è molto cibi, molto carino e coccoloso. Molto illustrazione fantasy, per carità, bellissime. Bellissime, però è una, veramente una nicchia l'horror. Quindi è bello quando qualcuno poi si ferma lì e parlate per botte di 40 minuti, anche ore. Si parla anche ore con alcune persone, conoscere i colleghi confrontarsi, sì, sì. raccontarsi le esperienze. Eh, beh, alla così. fine, conoscere altre verità, come si vuole dire. Come dice Aki, troppo già minchia nel mondo dell'arte in Italia. <ride> Detto da un italiano mm -hmm. che vive in Giappone. È <ride> bellissima questa cosa. Sì, vabbè. Sì. <ride> sì. È molto coerente, però sì, sì, è, sì. è divertente. No, vabbè, divertente. Alla, alla fine può darsi... Vabbè, io sono, sarò sincero, io non sono mai stato un grande fan dell'horror, ma perché semplicemente appassionato di cinema, di teatro, quando cerco di vedere un'opera, che sia un'opera teatrale a teatro, o un, un film no, nelle sale, oppure magari con Netflix Prime. Eh, anche se sono un appassionato di cinema, nelle sale, però, purtroppo il tempo non c'è e delle volte mi devo accontentare o di recuperare i film sulle piattaforme streaming anche se io sono di quel tipo più sala che però devo, ammettere che... devo ammettere che però invece faccio l'opposto nella realtà Cioè sono un fan della sala però faccio l'opposto poco fin in sala perché lavoro, studi e tante altre cose il tempo veramente è breve però ecco appunto uh, io penso che però comunque l'horror magari sarà che l'horror che viene proiettato magari che viene visto in, quello, su qua, negli ultimi decenni, no? degli anni 90, 2000, sia stato un po' l'horror diciamo, brutto rispetto magari all'horror del passato, magari non un lo un so. Sì. Eh. Un sì, io preferisco l'horror psicologico a quello con i jumpscare, ma semplicemente perché i jumpscare non mi fanno effetto. Okay. Se c'è un silenzio epocale che, che non si sente niente nel film, e poi ti spunta qualcosa improvviso, è normale. la reazione di istinto del, dell'essere umano che fai, tipo così. Però veramente difficilissimo farmi paura con i jumpscare. Quindi preferisco l'horror psicologico, quello che ti, ti mangia il cervello, mm. Ecco, sono difficili da fare quei film, comunque. Eh sì. Sono, in realtà è il problema è che sempre, almeno in Italia cinema italiano. Horror. Penso che il cinema argento... italiano non lo stiamo quasi nemmeno considerando. No, ma infatti, <ride> infatti, penso che dopo argento, Dario Argento non c'è stato più nessuno, infatti. Beh infatti il zero assoluto non so neanche se hanno fatto c'è cioè, stato un altro regista che ha cercato di fare film horror ma che io sappia no poi ripeto jumpscare sangue eh, horror psicologico jumpscare sangue sparso budella e go sì eh beh sì cinema <ride> nettare Cinepanettoni... <ride> si sì, si sì, giangi sono horror horror per l'intestino in realtà di certe eh, eh, anche, anche il cinema italiano è horror solo per la presenza di certe bestie come attori. Anche sì, è un altro tipo sì. di horror, sì. <ride> sì, certo. sì, 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 sì. No, vabbè. Beh, io non sono un grande fan. però io so che devo recuperare alcuni registi importanti. Ad esempio, l'anno scorso, quando stavo nella mia vecchia accademia, mi avevo comprato un libro. Che poi dovevamo fare in esame, tra cui c'erano era, alcuni registi famosi che hanno fatto. Cronenberg. Mm. Il regista della Mosca. No, tutti, alla fine, conoscono il film La Mosca. Quello è uno dei classici film che io devo recuperare. Prima o poi, prima o poi lo, lo vedrò, sono sicuro. Passerà pure dieci mortali, non hanno un tempo. Li puoi guardare con due, eh? infatti, infatti, la mosca. Bravo, Beh, bravo arrivato, collega, è eh. con ecco il mio collega di doppiaggio. Eh? Ciao collega. Ciao, Sì, studio doppiaggio. Anch'io ho iniziato quest'anno la prima volta. No, l'ho visto, l'ho visto la mosca, l'ho visto. <ride> Aspetta, Giancio. Gianji, Giangino, credo sia una sorta di oro cosmico raccapricciante vicino a Lovecraft. 10? Mm, ah, più o meno, sì. Ci, ci, sta, ci sta come ragionamento. E no, ripeto, io non. Non so. Però prima o poi cercherò di recuperare i migliori registi, poi li devo segnare tutti. Cronenberg, sicuramente è uno dei primi che devo vedere perché è uno di quelli là che ho sempre detto: devo vedere i suoi film, devo vedere i suoi film. Però ancora no, ancora non ci sono riuscito. E nonostante. il un film italiano che mi è piaciuto veramente tantissimo, del 2021. Quale? Come si chiama? A Cinepanica di Gabriele Mainetti. Ah! Freaks Out, guarda è bellissimo quel film. Io non ho per tutto il tempo ho pensato: non può essere italiano. Non è possibile che questo film sia italiano. Ma proprio è bello per essere italiano: perché capisci quanto mm. è brutto da dire. No, ma in realtà sai, qual è il problema? Il problema è che è sempre un discorso esatto. sul, sull'arte in Italia. Ma non mi ricordo chi ha detto qualcosa sull'arte in Italia. E non so se l'ha detto Gianci o Ema. O... Anzi, mi sembra che sia, l'ha scritto Gianci. Però lo voleva dire sul fatto dell'arte in Italia. Vabbè, togliamo sempre questo discorso che più volte si è ripetuto anche qui: fatto dell'arte, che viene... non viene considerato un lavoro è molto sottovalutata in Italia uh, l'Italia che è una delle culle dell'arte globale cioè, ma non dico che sia la culla per eccellenza però mettiamola così è una delle culle dell'arte e qui il, chi studia arte oppure chi fa arte non viene considerato un lavoro un po' in contraddizione però è la triste realtà di, questo, di questa nazione almeno per quanto riguarda l'arte non sarei scappato se ci, se ci fosse ossigeno in Italia oserei dire giustamente. E sì, sì, Menetti si sì. registro chiamano Giga Robo da me lo ricordo. Giga Robo, G Robo. è la culla detiene il 70% del dopo di tutto il mondo. Eh. Ad esempio, eh, ma noi possiamo dire perché lo stiamo vivendo anche sulla pelle possiamo dire che il doppiaggio è un'eccellenza italiana rispetto alle altre nazioni. Non è che le altre nazioni siano così bravi a doppiare i film, anzi, per niente. Non la capiscono. Eh, purtroppo, sì. ragazzi, purtroppo è la triste realtà. Era, no, no, Aki, non ti preoccupare, i doppiatori bravi ci sono ancora, non ti preoccupare. Ce ne sono ancora bravi, però. Lì tocchiamo un tasto che ho toccato con Natty in privato. E diciamo che si dovrebbe un po'. No, espandere, però mm, è un po' complicato di spiegare sul doppiaggio. E... Con chi studio? Io studio a Napoli, però la sede principale sta a Roma. Cioè, ho vari docenti di doppiaggio, non ho mai lo stesso, o la stessa. Siamo l'altra volta, avuto, non l'ultima lezione, ma l'altra volta ho avuto uno che è una doppiatrice che era la sua prima lezione proprio in assoluto. Mm. Eh, è stato, bello, è stato molto bello lavorare con lei. A me mi sono trovato bene No, 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 voice art dubbing, voice art è quella che volevo fare io, sai? È quella io la sto, quella che volevo fare io, Voice art. Eh. Ah, conosci? Eh? Ma ok, ok, ok. E tu invece, con chi studi? E, e comunque tornando al discorso di, di horror ecco appunto uh, mi ricordo il film che hai detto Nat il film italiano eh, di Manetti Fixed Out mm -mm, ok 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 non volevo ricordarmi meglio il titolo e eppure un'altra cosa sull'horror che volevo dire ah, mh, forse c'è un problema vabbè a parte dell'arte in, in, in sé per sé nella nazione Italia ma uh, Forse non è che l'horror viene visto di cattivo occhio, Cioè non viene visto uno, uno un intrattenimento particolare. Cioè, invece di vederlo come un intrattenimento, ma non viene visto con un pregiudizio, magari. Sempre dipende di cosa parliamo, se stiamo parlando di facciamo, cinema o se stiamo parlando di Ma in, facciamo di disegno, più di disegno che di cinema. Okay. Perché di cinema io conosco tante persone che hanno veramente tantissima paura. Ma anche di un, un rumore, un qualsiasi cosa, e evitano tantissimo di, di guardare film e tutto, non si avvicinano nemmeno proprio manco da lontano. Anche se dici tipo: Ma non ci sono jumpscare, no, 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 ho no, già solo il pensiero. Ok, eh, per il disegno, mm, diciamo che ce, ce ne sono amanti dell'horror, ma sono nascosti, sono molto nascosti io ho scoperto che ci sono persone insospettabili io ho conosciuto una ragazza tutta coloratissima ipercolorata con capelli ro rosissimi viola tutta vestita di un unicorno un confettino che cammina dolcissima e poi mi fa eh, mi piace un sacco il gorlo splatti cose eh. ci ho parlato e ho scoperto che c'era questa grandissima passione però contemporaneamente aveva anche la passione per le cose ipercolorate bellissime cuoricinose. Io. Mi fa un sacco di piacere. Questa cosa è bellissimo. Però sono nascosti. Eh, sono veramente tanto nascosti, e secondo te perché non lo so, non lo so, magari perché come me non hanno tante persone con cui parlarne. Perché io qui, comunque, se ti dico in paese, eh, se, che disegni fai, eh, ah, faccio horror, li faccio vedere. Ah, mi fanno tipo così. Beh, bello, um, uh, sì, uh, tu che disegni fai, ah, io faccio queste cose qua, Tutti tipiche cose siciliane. ne parlavo ieri in live, guarda. ieri uh -huh. stavo parlando. Eh, beh, uh -huh. io poi ho messo il lurk, non lo so. Eh. Io a volte vedo, non vedo, sento, non sento. Perché però metto il lurk perché quando, sto, quando torno da lavoro e magari vedo alcuni amici streamer. Io ben volentieri metto il lurk anche se a volte non sto piccando, io lo faccio eh. anch'io. Ecco, eh, ma cose tipo, ah, io disegno i limoni che pendono dall'albero, senza offesa per chi disegna i limoni che pendono dall'albero. Attenzione, sono bellissimi. Però sono buonissimi. già siamo in Sicilia. Tu mi stai facendo la Sicilia elevata alla quindicesima, praticamente così. Ci cioè, mi stai disegnando i carretti, bellissimi, eh, i cavalli, i santi, i patroni, la Madonna, eh, tutti gli angeli cherubini che tengono le mie montonelle. Ho capito che siamo in Sicilia, però. Apriamoci un attimino di più anche ad altri generi, ad altre cose. No, non è mm. possibile. Infatti qui da me, per esempio, nel mio paese, la mia arte. Cioè, qua c'è la mia arte, loro sono così. Mi schivano <ride> come la peste Ma Schivano da, come la peste Mi dispiace. Quando <ride> vedo che disegni faccio, poi invece, se sei tipo una ragazza che fa margheritine, io faccio la designer, cosa fai? Le margheritine sui vestiti. <ride> Però lì un pochino poi ti sale. Sì, sì, aspetta un attimo. Ricordiamo che Madocca magica esiste. Madocca magica esiste. L'horror mi pare Sciveggianci che in Italia non sia né apprezzato né capito, specialmente nel disegno, tuttavia non ne comprendo il motivo. Dimmi, io non guardo film horror, stesso motivo di Nat, ma appunto un qualcosa di psicologico o simile che, che, che mi catturi. Addio. Stavo guardando la chat. È una sottocultura specifica. Mm -hmm passa insta nat eh, saluti dalla nat da una persona incastratissima in ufficio sakamurai oh, ok. <ride> ma c'è anche e... mia moglie edra Ed, ah, ciao moglie di, di nat piacere di conoscerti <ride> Benvenu benvenuta benvenuta non ti preoccupare e poi diamo un po giangì tipiche persone intelligenti a nat Oh, uh, bello stile come si chiama <ride> <ride> eh ci, sì, me l'immagino, li ah, sì, ah, sì, questo è uno stile forse mh, così particolare, eh, però sai, io sono più così, nel senso che non mi piace perché ho paura, però vabbè. no, mi si è bloccata la webcam, guarda come sono pensierosa, no, cosa è la... <ride> mi si è bloccata la webcam, eh vabbè, cose belle, cose belle, no, in realtà sai sì. che sono eh. bravissima a stare fermo. Ah, lei, ragazzi, non è che si è bloccata. È lei che sta ferma. Ha deciso di, sì, di sì, stare ferma. La stacca, voi intanto, continuate sì, sì, no, eh, siciliani disegnano cannoli, cassate, limoni. Sacamurai svanisce i cazzi. I cazzi, i cazzi, i cazzi, i Ma i limoni che prendono, ah, che prendono, che prendono gli alberi. Horror, ecco qua. Ecco qua. No, si è fermata un attimo. Horror. Pendono, grazie a me per cui vuoi guardare la mia bellissima moglie. Fan di Nat, come si chiama? La... Sta bestiola. Foto. <ride> <ride> come si chiama, sta bestiola? Pie... No, piedi. È per... eh, eh, vado a piedi. Questo è, questo è un commento, che è... no? Sarà. Aspetta, mi devo fare la foto. Vediamo un attimo, devo fare questa foto di questo commento perché è meraviglioso. No, no, è meraviglioso. Grazie, Gianci Mi hai regalato un momento magico. E quindi niente. Insomma, diciamo che non è proprio capito. Capito l'horror da me. Poi se vado al Nord, già ho notato tanta differenza quando sono andata a Padova in fiera. Mm -hmm. Ho trovato tantissimi amanti dell'horror eh, del, del creepy. Del, del weird. Eh, ho trovato un ragazzo che aveva tatuato praticamente ogni cosa che avevo disegnato. Sono rimasta sconvolta. Cioè, sto ragazzo che era tatuato dalla testa ai piedi, e quasi ogni soggetto che io avevo illustrato, come il labirinto del fauno, Berserk, eh, quasi tutto quello che ho disegnato, lui ce l'aveva tatuato addosso. Ed era un continuo, guarda, ti faccio vedere, guarda allora qua, qua, poi dietro la scapola, perché sotto il collo si è fatto vedere tutti i tatuaggi del mondo. Dico, ah. Quindi mm. ci sono, ma non in Sicilia, o comunque la Sicilia veramente non è un posto dove... Crescere in... far crescere l'arte horror per me. Eh, poi ci saranno ma... modi. Ci saranno uh, ci saranno i modi, ok? Allora, I modi ci sono, come dicevamo prima di avere anche culo nella vita. Mm. Cioè, puoi, avere, mm, puoi essere bravo quanto vuoi. Ma se hai quella botta di culo di essere nel momento giusto, eh, nel posto giusto al momento giusto, è perfetto, proprio... ma mm. oh, è strano. Vabbè no, il fatto che non sia strano che... Penso che non è una questione di Sicilia, penso che sia proprio una questione del sud. Sì. Perché beh, io sempre... Sì. Si è bloccata ah. in una. Porca. <ride> non ti preoccupare, vai. Non si ne il blocco di pause artistiche. Sono io che ho appunto la cosiddetta pausa artistica. E comunque, eh, no, vabbè, personalmente penso che sia proprio una questione del sud Italia, che non sono... Cioè io non ricordo cose horror, sinceramente. Proprio in generale io non ricordo cose horror del sud di Nalo, quelle poche cose che ho visto. E non me le ricordo proprio. Perché è una questione del sud, è più una questione culturale del sud. Sì. <ride> no, per questo. Ecco qua, comunque nel frattempo vi faccio vedere le fotografie che Nat ha mandato no. a me e ve le sto proiettando qua in live. Mi ricordo di essere presente, ma la mia webcam non vuole. ecco ecco. Alla fine, è ecco che appunto parlando di horror, questa madonna mi dà un fastidio. Questo disegno mi dà fastidio a me, ci credi? Beh, perché? A eh, me piace. Perché mi, mi dà fastidio le mosche sotto la palpebra, mi danno proprio fastidio. Mi viene voglia di grattarmi l'occhio. Mm. Ho fatto un disegno che dà fastidio a me. Non so come è possibile, ti giuro, mi viene da grattarmi l'occhio. Tipo, sì, forse quel disegno ti... Quando lo stavi disegnando, no? Ti pensavi a qualcosa di specifico? Cioè, nel senso... Non lo so, io, hai detto... io ho fatto la mosca. Io avevo fatto la, la moschina, l'avevo fatta sull'occhio. Mm -hmm. E uno dei ragazzi mi fa... Mettila che va sotto la palpebra, non l'avesse mai fatto, mi è venuto un tic all'occhio per tutto il tempo che l'ho disegnato. Mm -hmm. È proprio fastidio però ormai mm. no eppure oddio questo qua dell'occhio però mm. si sì. fastidio <ride> Dicami, ecco. <ride> no. ah, però, però sono belli eh. In Modo te lo dice uno non è un fan dell'horror personalmente non ho niente da de... dire anzi solo farti complimenti perché sono uno più bello dell'altro Gentile, no, dico solo la verità. Perché questa sono io dopo che ho mangiato la pasta col sugo. <ride> questa mi piace, questa, ah. la... questa qui sì, tra l'altro. Quello te l'ho mandato incompleto ho Ho sbagliato, me ne sono accorta dopo. Quello con ah. la freccia eh, non, sì. è non è quello finale, no? Eh, è un work in progress, infatti, quello finale non ha il braccio che non gli manca proprio tutto il braccio che poi ho detto Vabbè, non mi piace lo cancello l'ho cancellato, prima l'ho disegnato poi l'ho cancellato no ah, vabbè personalmente poi mi andava bene perché alla fine per me è bella alla fine non è che ci sa che tu vuoi mandare i lavori già finiti però alla fine è anche bello far vedere il lavoro che c'è dietro alla fine che alla fine dietro alle quinte anche il gioco delle parole alla fine è anche in modo di far vedere il lavoro cosa c'è dietro ad una persona e anzi è meglio per me che mi hai fatto vedere un lavoro non finito perché uno deve anche capire che disegnare non è che ecco appunto mi sveglio disegno e finito il disegno eh. oh, sai Bene. quante volte li cambio <ride> sai quanti disegni non ho finito io ho proprio una cartella ci cioè sono almeno 20 dentro fatti ah. in live iniziati in live da zero arrivo a un certo punto e li guardo e dico non mi piace più e lo metto nella cartella eh, beh, sì. Magari lo riprendo dopo tot mesi e lo, lo cambio completamente, lo stravolgo oppure lo continuo così. Però intanto lo cestino un attimo, ho detto tu non mi ispiri più niente, via. Poi quando mi torna l'ispirazione ti riprendo. Ci sta, ma ci sta. E. È... cose possono capitare che alla fine, non è detto che un disegno. Lo inizi e poi lo finisci, un po' come quando leggi un libro, no? O puoi iniziare, fermare e poi magari lo recuperi dopo un anno, non c'è assolutamente. Normalissimo. Uh, al mio, ok ne ricordo qualcosa alla fine tutto quello mandi anche non completo fa capire alla fine quello che fai assolutamente sì per questo ho detto per me anzi pure che è un lavoro non finito oppure che me lavoro io volge cioè, dietro le quindi magari per i nuovi che ad esempio Gianci ed Emma non me le ricordo cioè, non lo so da quanto ti seguono però io non me le ricordo cioè nel senso almeno la prima volta che mi tu in live se c'erano loro. Però non mi sembra perché hanno messo i follow ora però io non me li ricordo sinceramente, e, eh. e comunque ah, è troppo tempo. Non lo so. Per comunque... la loro sanità mentale, troppo tempo. Ah, ok, perfetto. E... no Alla fine è giusto che le persone sappiano tutto il lavoro che c'è dietro. oppure pure un semplice di... eh... perché? Dietro, ricordate che c'è un, un essere umano, un artista, che sia uomo o donna dietro un disegno che ha speso ore, e ore, se no, giorni, settimane, mesi, oppure perché no, anni, perché no, anni? Che, alla fine, a volte è un disegno eh. quasi un po' come un dipinto, non è detto che lo fai subito, ti puoi pure eh. fermare come Natta ha raccontato, io mi fermo e poi dopo li recupero, chissà, Guarda, e... avevo... questo eh, l'ho fatto in due anni perché non c'avevo voglia di continuare ecco perfetto okay. è, è un dipinto semplicissimo è veramente stupido come dipinto però a un certo punto non c'avevo più ispirazione e l'ho lasciato perdere l'ho messo di lato proprio completamente fatto bene bello vediamo. anche allora. <ride> uh, non è tardi ma se sopra mezzanotte tiro fino alle 5 ormai capita pressoché tutti i giorni buona live io ti ringrazio anche lo stesso per essere passato per la moderazione e okay. vabbè si sì, ancora non è mezzanotte ma a breve sarà mezzanotte da te eh, comunque ci sta per questo va benissimo buon riposo allora e no ecco appunto è è normale che ogni tanto uno si ferma un po' a riflettere sui lavori un po' in generale anche mm -hmm. sul percorso artistico che uno decide di intraprendere mo', a prescindere se tu disegnatrice eh, è tutto io mio, quante volte mi sono chiesto ma sto facendo la cosa giusta mi devo fermare, devo smettere eh, quante volte? Eh, ecco appunto <ride> ordine del giorno quello, quotidianità tranquillamente eh, ogni giorno a volte mi domando ma ho fatto la scelta giusta? ma forse ho sbagliato tutto e poi dico no vado avanti finché mi diverto cioè almeno dico la mia esperienza poi ecco poi la tua, anzi, ben ben che volentieri, la tua, mi diverto. Riesco a giocare mi riesco a divertire. Che, alla fine, nel trucco della recitazione lo dico sempre: è giocare e divertirsi. Perché quel momento in cui non inizi né a giocare, non inizi neanche più a divertire, va male tutto. Questa è una esperienza che ho subito anche io sul sì. campo della praticità dei fatti. Se non ti diverti più, allora c'è qualcosa bene. che non va è bellissimo, sta cosa. No, penso che per il disegno si sì, vada lo stesso, però ho fatto la scelta giusta. Sì, è una no. domanda con la risposta unica: sì, sempre. Cosa? No, Emma, Emma, ha scritto: ho fatto la scelta giusta. È una domanda con la risposta unica: sì, sempre. Emma, vorrei pensarla così. <ride> Poi il mio sì, cervello sì. non risponde quasi mai: sì. È infatti, io sono uno di quelli che non risponde mai: sì, subito. Pure io sono, ti posso capire perfettamente. Quante volte dico pure, soprattutto quando uno lavora pure. No, dico, quando mm. devo lavorare, devo fare devo studiare, devo aprire il libro. Oppure. Non lo so, mi devo seguire un, una lezione che è registrata, come nel caso mo, che sto facendo a Pia, ci sono delle, delle lezioni che sono messe lì quando uno li vuole ascoltare per ripetere, magari. Ascoltati, ecco, sì. neanche io, ma è l'unico modo, eh, ma infatti, e <ride> eh, vabbè, eh, ma alla fine ma non lo so, tu, questo è il tuo primo anno di doppiaggio, non lo so, uh, io per me sì, cioè io sono nato, cioè, ho iniziato a studiare teatro, dopo tre anni di teatro che mi sono preso l'attestato, ho passato alla recitazione cinematografica, dopo aver fatto anche l'attestato di recitazione cinematografica, sono passato al doppiaggio e sto conoscendo un mondo tutto nuovo per me, sì, sono due anni e eh. io sono al primo anno, ho iniziato ad ottobre. Cioè, neanche un anno, eh, se tu ci pensi bene, alla fine ottobre, febbraio... Sì. Sono sono pochi mesi. Ah, vabbè, questo sì. Come ha detto pure Gianni, ho fatto la scelta giusta. Beh, per ora sì. Poi, boh. Alla fine ne conosco di storie di persone che dopo veramente tanti anni hanno smesso di fare il loro lavoro per cambiare. Per fare ben altro. Ne conosco pure attori, eh. Attori che sono diventati attori grandi di età però La domanda è... Ho conosciuto Buonfantino, quello ah. che ti dicevo prima, il disegnatore Marvel che, che avevo, avevo intervistato sul canale, non mi ricordo quando, l'anno scorso, lui mi ha, ci ha raccontato che lui ha iniziato veramente a pensare di disegnare a 26 anni. Cioè stava facendo tutt'altro, a un certo punto ha detto no, io voglio disegnare. E tipo, mi pare 8 anni dopo, Marvel, DC, Disney. Così, cioè, proprio lui quello doveva fare. Aspetta, ha fatto anche università, robe, tutto, poi ha detto no, basta, io devo fare quello. E l'ha fatto. E ci è riuscito. Eh, complimenti a lui perché non è facile, veramente no. tanto di, di applausi perché è difficile, ragazzi, l'arte è difficile, però... Bisogna avere anche persone che ti sostengono, che non ti fanno muro, che, che credono in te perché quello è difficile comunque trovarle, va? Assolutamente sì, perché alla fine, purtroppo, anche le persone, diciamo del nostro nucleo fa familiare, sanno che l'arte che qui in Italia è quella che è. lo sanno tutti ormai. Cioè, non ci già mettono, loro a volte, quando magari dicono: Sai, vorrei fare questo, che ne so, teatro, cinema, disegni disegnare, pittore, scultore, vabbè tutto scenografia. Non è che magari loro dicono di no perché. Allora non gli fa piacere, ma semplicemente perché sanno i problemi che ci sono. Sanno che l'arte magari lavori ora, ma sì. poi dopo per non lavorare per tanto tempo. Se sì, mo io ho avuto un mio amico. mio collega di recitazione. Che ha fatto un film: da protagonista. Uno dei protagonisti. Dopo. Sono passati due o tre anni. Ha fatto un piccolo ruolo. Ha fatto cinque pose. Cioè, in giro di due rete è passato da. L'agonista a fare 5 posti in una serie TV, non mi ricordo il cos'è, ma poi basta. Cioè, in tre anni lavori, solo con una voce. Cioè, lavorato poco. Cioè, nel senso, un attore dovrebbe lavorare almeno 6-7 mesi, oppure 8 in un anno, almeno per cercare di vivere, però ecco, appunto, questa è la difficoltà di questo mestiere dell'arte. Ma io ti parlo dell'attore, perché ho avuto il mio amico che ha fatto il film. si sì, è uscito. È andato anche a avuto anche un discreto successo. Che poi comunque eh, sta pure su. Mixed by Harry. No, che non lo so. conosco. Sta su Netflix. È una commedia napoletana che parla la storia dei fratelli Frattasio. Che sono quelli là che hanno portato la pirateria in Italia. Quelli che hanno venduto la pirateria in italiana, ok. Ok. Sta su Netflix. È, diciamo che è stato proprio loro che hanno. Tramite il loro lavoro che, hanno, che fu inserito per la prima volta il termine pirateria in Italia. E... è una commedia alla fine fa ridere. Ciao Panda! E... è una commedia. Se uno vuole vedere un film simpatico, carino, sfizioso uh... Ah sì, c'è cioè, nell'elenco, eh, ma eh... ripeto, se... io sono più un appassionato di film drammatici. Cioè, Se fosse per me guardare film drammatici mattina, pomeriggio e sera. Cioè io se Natti invece di film horror li guarderei. Drambe tu gira dalla mattina fino alla notte, sera finché non crollo, cioè io non sono fatto così. Ma guardare mai i film cinesi? Io ho fatto un errore più grande della mia vita. No, perché? perché? Ti distruggono l'anima. Cioè, se non tu cerchi fatto. per esempio drama, film drammatico cinese, piangi la vita, piangi tutte le lacrime che non hai pianto in tutti gli anni della tua esistenza. Io ne ho visti tre, uno più depressivo dell'altro. Io... Basta, aspetta, così asciugando le lacrime. No, ti giuro, sono, sono tragici, ma, ma bravi a farli. Eh. Non guardarli mai, ok perché ma. <ride> dopo mi passa la voglia di vivere. Cioè, che succede? Scusa, sono troppo drammatici, ma sì. drammatici, drammatici sì. o sì. melodramma, cosa? ho detto drammatici, drammatici o melodramma. No, dipende, ci sono entrambi, ci sono entrambi, eh. dipende cosa cerchi. Io per esempio oh. ne guardavo un sacco, io guardavo i drama, i durami, non so come si chiamavano, eh, le, proprio le serie tv coreane, cinesi, giapponesi, la maggior parte erano tutte basate tipo romantiche. Io guardavo quelle un pochino più horror, un pochino più strane, eh. inquietanti, sì, sì. che a volte c'erano alcune che... Madonna, quella CGI l'avevano pagata 20 centesimi. Mi eh, <ride> veramente... Quindi era bello che... Tutto era coinvolgente, gli attori erano pure bravi. Poi ti sponava il mostro fatto con i 20 centesimi che sembrava fatto proprio con la plastilina e animato con due stecchette così. E io... No, no, non è possibile che avete fatto questa cosa. Hanno distrutto oh l'atmosfera horror in tre secondi. Come i live action. Secondo fanno i live action delle cose, dice, bellissimo, gli attori uguali, identici, così poi spunta la creatura il mostro. E tu... E ci siamo persi qua. Quasi sempre quello è il problema e eh, vabbè quello è tutta una questione di budget purtroppo purtroppo è una questione Beh, non di ti budget culo, ma ti uccido, non è vero. Eh, purtroppo non ci sono tanti problemi dietro a una produzione purtroppo a volte magari hanno dei limiti che non possono spendere e fanno quello che possono fare magari anche appunto è uscito questo mostro in plastichina magari quella plastichina che noi giocavamo da bambini è uscito lui costruito da un bambino, magari disegnato anche da un bambino Mac, Mac and Me come si chiama? Quello, quello che imita E.T., è presente? L'ha fatto la recensione di Toby, mi pare, ai tempi mm. uh, Mac and Me, quel mostro che doveva sembrare tipo un E.T. con ma era, era terribile, si vedeva anche il filo che lo, che lo faceva muovere così, proprio si vedeva il filo, terribile però il film era bello, era carino, capito? Poi è lì che si perdono No, oddio, sicuramente avrò visto perché io Toby, ho visto un sacco di suoi video, di tutte le sue recensioni, difficilmente non ho perso qualcuno, cioè, però devo, devo vedere. Che mo potessi pure che sono passati tanti anni che non vedo io Toby, ormai da 5, cioè i video delle recensioni sono passati almeno 5 anni che li ho visti. io faccio i rewatch dei miei preferiti ogni anno. Ah, ci sta Fai benissimo. Che Shark Nato è un trauma che non passerà più. Mirdem <ride> con le stampelle così con le uh, Aspetta, quell'altro. Se non, so, non so se era sempre questo horror, era. Uh, che a un certo punto c'erano dei dialoghi di questo horror, di questi mostri strani che uscivano, che si vedevano, che erano fatti male. E comunque questo film inizia che ci stanno. Questa coppia. Sai l'intimità le, che lo provoca? E lui gli risponde. Wow, sei proprio una mignotta È così, non so che, quale film era. Me la ricordo. Allora, non mi ricordo <ride> qual è il film, ma me lo ricordo. Sì, sempre. No, quella è una delle, delle recensioni più divertenti. Cioè, più belle perché lui poi ci monta le scene d'amore dei film più conosciuti come uh, Harry, ti presento, Sally Se... 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 Come si chiama Harry, ti presento, Sally Mi pare di sì. Mm. e poi un altro film di Woody Allen che comunque sono conosciuti perché c'è un livello di romanticismo molto alto e poi aggiunge questo dialogo cioè, cioè, vale... quello di The Lady la serie, quella elevata mm. vorrei mm. agguantare che <ride> <ride> no. eh, no. cazzo scritto la, la scena il copione, che l'ha scritto? Eh. Eh, l'Ori del Santo è elevata, vorrei guardarla. è <ride> eh, no, quella con la immagine messa di Dante Alighieri, bellissima anche. Poeta signora, c'è un... un uomo per lei? Si, sì. un uomo, mi hai risposto. Un Grazie. uomo, un uomo, un uomo. signora. ok. Aspetta, c'era Costantino in quella serie tv. Costantino, livello recitazione una sedia che cade, a più dramma. <ride> Madonna mia. Eh, a volte, ecco appunto, a volte ci sono queste opere che uno si deve vedere. Solo per scherzarsi su. Io ho rivisto Però... Alex Laried di recente. Ah sì. Piaciuto? Alberto Tomma, non... Michelunzica... No, è terribile è proprio terribile. Sì, eh... Infatti, una Michelle Lunzi, non, cioè, non la vedo come un'attrice, non l'ho mai vista come un'attrice. L'ho sempre vista come una presentatrice e basta. Bella donna, tutto, però come attrice, no. Attrici brave ce ne sono in Italia, veramente brave, ma veramente brave, di talento. E... Un parco, come si chiama Valeria Golino? Può essere che ha fatto mm. anche film internazionali, mi pare che si chiama così. Aspetta, che cerco. Ah, sì, sì, sì. è una bellissima donna. Se è lei. Eh. Vabbè. È... Sì, 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 ho, lei, capito. Lei. sì anche ho capito. ho capito. tutte queste cazzate qua. Sì, Le, sì, sì no. lei è veramente molto brava. L'uomo puma. Eh, l'uomo puma, aspetta, sembra io Toby. si sono... mm. Sì, sì, ora ricordo pure io l'uomo Puma puma, un un'altra recensione che non dimenticherò mai. No, vabbè, poi c'è la Cortellesi, che secondo me è la migliore di tutte, Di tutte, almeno per il momento. Sì, e... si sì, è molto brava. Molto, molto brava. Come attrice donna. Ah, poi c'è l'altra attrice che ora sta avendo successo a livello mondiale, che ora mi sfugge il nome, però... In Italia era molto sottovalutata, però ha fatto una serie di TV, non mi ricordo se in inglese o americana, e ha avuto anche una nomination. E sta avendo successo in America. La sabrina qualcosa non mi ricordo come si chiama sabrina vedi che dobbiamo uscire dall'italia è l'italia il problema è sempre il sistema de dell'arte che c'è qui in italia è sempre il discorso è lo stesso ad esempio mo noi dobbiamo tirare fuori adrian basta stare <ride> cioè, adrian dove è piacere <ride> ma è vero che... horror adrian è vero horror non quello che disegno io sì, e Milo Manara ne sa qualcosa cioè lui si vede le sue bozze por proiezione. Sai che significa le sue bozze lui aveva fatto così tanto per... e se le avete proiettate in diretta tv. Sai che significa per un artista di quella fama a livello mondiale? Mi immagino io che lui stava mangiando a un certo punto ha fatto... è tipo... caduto tutto dalla bocca. Stavo guardando... No. Cioè che bello, la... c'è no. la PME... mi ha distrutto. Carneiro no, questo. no, infatti. No, è capito. Un altro esempio di parlano di cinema. Pensiamo, ad esempio l'ultimo italiano che ha vinto un Oscar come regista, Paolo Sorrentino. Non so se ti piacciono i suoi film. Hai visto qualcuno? No, purtroppo una memoria a collegare nomi e film e cose che vedo. La tremenda. grande bellezza credo di averlo visto a metà quel film. Addirittura, sai, mm. l'uomo in piomo. Fatto... L'ultimo film è stato La Mano di Dio. No, no Insomma... non credo di averne visti i film suoi, sai. Ah, Torne ecco. quello. Un pochino Ad esempio, lui all'estero è molto apprezzato in Italia. Mm. Nì. Nì. Cioè, nel senso, sì, ci sa chi lo apprezza. Però è sempre una percentuale molto bassa. Andiamo. Siamo al discorso di, del cane che si morde. La coda, l'arte. In Italia non viene capita. Esattamente. Infatti, infatti sono, sono giusto 10 anni che l'Italia non vince un Oscar. Se mi sbaglio 2014 l'ha vinto lui. Mm. E andiamo parlando di Milo Manara. Perché non ha ancora comprato le bottiglie di Gin illustrate da lui? Ah, ha fatto le bottiglie. Questo non lo sapevo. Non sapevo nemmeno le avesse fatte proprio. Ok. Bene, mi hai detto una cosa molto... Una cosa nuova. Devo controllare. Okay. Devo comprare le bottiglie di Gin solo perché c'era... Sono bellissime. Cazzo, adesso hai fatto venire curiosità, aspetta. Ah, assolutamente, vabbè, Giangi, sì. Gianni. Gian e tu cosa dice da Giangi. Gianci, sì. vabbè, complimenti alla mamma del, dei soggetti illustrati. Oh. <ride> ok. Sono signorine vestite. Sono signorine vestite, ok. Poco vestite. Eh, infatti, meno male che non ho messo niente. Eh, meno no, male che no, se andavo, no, andavo no, a vedere. È meglio non rischiare. Eh, sì, sì, no. Infatti, meno male che ce l'ho a portare di mano per controllare Perché se le vedevo qui, le proiettavo. Dopo, dopo succedeva qualcosa. Beh, in manara cosa. Eppure hai ragione. Pure hai ragione, Milo Manara. Sì, E, e comunque. Sì, poi noi prendiamo discorsi proprio e divaghiamo tantissimo ma è, eh questo sì. il, è questo il mood <ride> questo no vabbè è... ma io una cosa che ho sempre amato di questo, questa cosa è proprio questo cioè nel senso si parte da un peso poi visto che l'arte è salmente, talmente grande questo campo dell'arte no che è immenso che si può iniziare da una cosa e finire da un'altra e spesso e volentieri mi piace che ci perdiamo in questi discorsi perché si può stare un po' di ironia ci può stare un po' di cose serie alla fine che alla fine, eh, ci pensi bene, abbiamo la di comunque di quando l'horror nel sud Italia. Te lo dico perché, alla fine, anche io sono di Napoli. Alla fine. Non è che se ne parla chissà quanto. Però, se sposti di più al nord, vedi molte più persone. Molti molto più ragazzi e ragazze che sono appassionate dell'horror. Sì. E alla fine poi capo. Ecco, abbiamo la di Vino e tutta l'arte, Però. Tra ironia e cosa, alla fine, vedi puoi passare a chiacchierare di cose molto interessanti. Che alla fine, questa è la cosa bella dell'arte: avere persone che fanno questo. E no, è una cosa molto, molto bella. Cioè, è vero che ci siamo persi nell'ironia nell di Yotobi, Milo Manara, che comunque. Beh, Yotobi rimarrà. Si parlava di horror comunque, quindi eh anche lei è Ma Alla fine, sì. Ehm. Uh... Ma una um, curiosità, proprio che do chiederti, ma secondo te si potrà mai essere un'evoluzione culturale sull'horror in Italia, soprattutto più al sud che al nord, perché al nord cioè più, Sono molto più elevati culturalmente su questa cosa qui. Al sud non credo. Non no. credo, specialmente nei paesini piccoli. Cioè, poi il sud è fatto tutto di paesini piccoli, cioè, un, ci sono. Qua per esempio grande c'è Palermo e Catania. Poi il resto sono tutti paesini piccoli inculati in posti dove manco gli autobus ci vogliono andare. Tu cioè, considera che qui l'Ast, l'azienda di... siciliana di trasporti, ha disdetto così tante tratte che siamo quasi a malapena collegati all'aeroporto. Perché non gli conviene. Perché è proprio una realtà terribile. Qua invece di andare avanti stiamo andando indietro. Stiamo andando indietrissimo. Quindi non penso proprio che, che ci sia... con tutti questi paesini piccoli, perduti, con mentalità chiuse, ancora tipo che. Tu considera che certi paesi se ti vedono coi capelli colorati? Già ti, ti, ti vogliono dare fuoco? In generale. Mm. Sei strana. Anche che c'hai i capelli di buon colore, tipo così, ma molto più acceso. No quella, no, quella sicuramente non è, non è una persona buona, così così. O se ti vedono con una persona diversa ogni giorno, magari metti che c'hai tantissimi amici maschi, tantissime amiche femmine, pensano che sei o una facile o un playboy. cioè Non, non esiste il fatto di avere amiche, amici. Quindi se già la mentalità che parte è questa, nei paesini, ti cioè, posso capire proprio, perché alla fine. Non mai a, a evolversi a livello artistico, come mai. Mm. Guarda, e ti posso capire perché alla fine Campania e Sicilia sono uguali. sono Uguali su, su quasi tutte le cose. Alla fine quello che lei ha detto io lo posso capire perfettamente. E, esatto. e infatti, voglio tirare una freccia. Più che una frecciatina, più che altro voglio dire. Alla fine, se una ragazza che dico vuole divertirsi anche lei come fa un ragazzo, perché non lo può fare. Il fatto dell'essere essere poco di buona è una cosa che non ho mai accettato io, personalmente, perché... Cioè, come il maschio può cambiare e scambiare la donna, no? No, no. Invece, secondo me, se lo vuole fare finché si vuole divertire pure lei, non c'è nulla di sbagliato. Almeno, personalmente, io la penso così. Poi, non è detto che la devi condividere il mio pensiero. Mm, su questo ti posso capire, però voglio risponderti che nonostante viviamo nelle stesse realtà anche se sono regioni diverse mm -hmm. io non voglio perdere la speranza che qualcosa possa cambiare prima o poi un giorno anche se è difficilissimo e credimi lo so per certo però ci voglio credere fino alla fine che qualcosa può avvenire nel bene o nel male e ci anche voglio sperare per me, mo. però nelle, solo nelle grandi città, grandi città solo sì. nei centri che Catania per esempio è molto evoluta su questo fatto, sul lato artistico, sì, sì. eh, c'è un sacco di, di fiere, piccoli eventi, anche per quanto riguarda tatuaggi, musica rock, musica metal. Catania è molto, molto avanti su queste cose. Da me no. Da me c'è sì. la cover band degli 883 fatta dal cugino di, del presentatore del palco. Capito? Mm. Oppure c'è la cover band di Vasco Rossi. Vasco e i Picciotti o... facciamo la cover band di Renato Zerri. Sì, ho capito, ma un po' di rock è possibile averlo. Porca puttana, <ride> no, eh. un po' di musica straniera, una cover band un po' più così, una, una musica di anzi, infame ipu. Per carità, non è che dico che è musica brutta, però oh, siamo io. così chiusi. Proprio, cioè, hanno i paraocchi su queste cose. Già se c'è una cosa particolare, io, mi ricordo perché l'ho vissuta sta cosa perché c'era un um, cos'era una specie di non era un talent show non mi ricordo una ah, serata beh, qualcosa sì cioè quelle serate ero... che organizzano pure alcuni amici miei che sai chiamano eh. band cover per fare un po' di musica per fare stare i ragazzi per far sì che si divertano ah, era, era un open mic era un open mic sì, era eh, sì, sì, sì. un open mic si si organizzato un'associazione del mio del mio paese io già lì ho pensato voglio vedere cosa succede perché non è un paese in cui se leggi una poesia non ti dico che termine ti appioppano se sei ragazzo, che non si può dire. Ok. Ok? Ho capito, ho capito già. Questa è la mentalità. C'erano ragazzi, ragazzi che hanno recitato poesie, ehm, che hanno anche cantato qualcosa. E io ero la cantante di una band che avevamo messo su così, completamente a random... Con divertirsi. una settimana di, prova, di prove incastrata tipo alle spalle, abbiamo cantato quattro canzoni, tutte straniere. C'erano i Linkin Park, c'erano i Blink, c'erano i Red Hot Chili Peppers e c'erano gli U2. Ok, tutte band che ascolto, tutte. È stato bello, però c'erano era, solo i ragazzi giovani che, che, che apprezzavano questa cosa, che erano quelli davanti, il resto era così. Immobili, fermi, gelati, no, noi non ce ne fregava niente, ovviamente, ci stavamo divertendo. Però, però poi, se ti fai, se fai una cover, tipo, se canti vivo per lei, bravissima, anche che la canti stonata, eh, anche che cadono gli uccelli morti dagli alberi, no? Però, bravissima, vivo per lei, La molto, mamma mia, la musica italiana, wow, assurdo. Quindi. Mm -hmm. Le grandi città, sì, secondo me, quelle si evolveranno sempre piano piano, anche grazie alle, alle ragazzi ai ragazzi giovani che cercano di fare cose nuove, eh, proposte, cose innovative, eh, piccoli eventi, perché nascono piccoli eventi come i funghetti ultimamente nelle grandi città. Però, qui da noi, no, troppo, troppo piccolini. Sarà che nelle grandi città a volte vengono anche gli studenti da fuori, l'Erasmus, queste cose eh. qua, le università che ci sono, allora. C'è questa cosa di che si evolve pian piano, ma si evolve. Yeah. Forse questa è la differenza. Però so, so che è difficilissimo. È quasi impossibile. E infatti, Gian ci ha fatto un esempio molto. molto bello. Finché ci saranno dei cinquantenni che dicono. quando c'era. la livi. Che sarebbe l'Ira. Eh? Che ovviamente parlano dell'indottrinamento. Eh, la mentalità non cambierà. Senza dimenticarci, poi, la cosa più importante. Qual è stato l'indottrinamento. Che c'è in questo paese? La religione. Purtroppo. Eh, la religione cioè, qua puoi toccare tutto tranne che la religione. Cioè, ora noi ne stiamo parlando tranquillamente su Twitch. Dei segni di tutti i colori. Ma solo su Twitch. O oppure vuoi, vuoi che succeda una rivoluzione qua in Italia? c'è una cosa C'è una cosa solo il calcio. Anche ah, se sì. tocchi, sì, sì. que tocchi queste due cose, religione e calcio. Il calcio e religione succede un casino. Succede un casino, cioè io te, te lo dice uno che seguiva le partite di calcio. non Da un certo punto ho detto basta, Batta. molto tossica. La community del, del calcio, ma certo. non solo, ma è proprio il sistema. Che qua il calcio, beh, tra il calcio e la religione, non so qual è a livello di tossicità più alto. cioè Veramente difficile. Quello sì, ma magari solo in... io. Ma ultimamente ne sento me meno di religiosi accaniti. Magari sono nella mia zona. E eh, eh, Gianci. Il discorso è. Eh, dipende, dipende da tanti fattori. A parte dalla zona, ma pure magari. Ciao, The Pesh. The Pesh. The Dipende pure sempre da zona, magari a Capone di lo stesso discorso, al sud sono più religiosi. Questo l'ho notato io, al sud sono molto più religiosi le famiglie, ma al nord no di meno, cioè non come al sud, però di meno, un po' di meno. Ha più fanatici della religione assoluta. Ripeto, chiudi il calcio, chiudi il calcio per due settimane, no? vedi cosa succede. <ride> Cioè non è che ci si lamenta per lo stipendio basso, per l'arte, eh, per tutte le cose, perché alla fine se tu pensi nell'arte, che è anche una questione di politica, che vi piacciono, è una questione di politica, perché se, nel, negli, se gli, negli attori volevano mettere una sorta di reddito per gli attori, perché giustamente molti attori lavorano per 4-5 mesi e dopo non lavorano pure per anni. Volevano mettere questa sorta di reddito solo per gli attori, ma in realtà ci dovrebbe essere un reddito anche per gli artisti, perché alla fine, non è che appunto, Nat, andare a fare una, una fiera 2, 3, 4, 5, pure 20, però non è che li fa sempre di continuo. Oppure, magari, non è detto che il suo lavoro è ecco appunto da streamer, oppure che ne so. Le emoticon non sempre possono andare alla fine. Eh? Le, moto, le moto non sempre vengono richieste. Cioè, sai, ci sono tanti fattori che poteva potrebbe eh, Al centro, sud del Lazio. Eh, purtroppo ne vedo. È eh, 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 sud del Lazio, eh, tra Lazio e Roma lì. Non so chi, chi tra i tifosi. eh, eh sono d'accordo con Depp eh. sono, sono assolutamente d'accordo me lo gliel'ho sempre detto a lei eh, lei lo può confermare questa cosa Vedi, ma sai, non, non deve andare a rassurare e sì, anche una la pubblicità infatti uh, io, io sono qua che guardo no mi dispiace eh, ma, ma non ci posso fare neanche niente o meglio Twitch ha preso, ha preso il potere delle, delle pubblicità eh. Andiamo, scusami ma, ma cerco subito di recuperare sì, ma perde di senso il lavoro dell'attore dell'artista. Se c'è un reddito di base, ma in realtà, n... guarda, non è che, alla fine, non è che deve essere un reddito chissà quanto elevato, però, alla fine, almeno perché, alla fine, un attore perché anche il sistema è così: nel senso, un attore quando lavori per una serie TV o un film, vedi che lo vieni pagato molto, molto bene e a volte. Ti danno proprio questi soldi in più, proprio per questo motivo qui perché sanno che per un bel po' non lavorerai. Se invece magari te danno un reddito. Magari pure che non ti danno i soldi che ti danno una volta. Però almeno hai più è un po' più di dignità. Che se ti arriva il al mensile, almeno. Poi, certo, se sei Leonardo DiCaprio non hai bisogno di questa reddita. Ma, eh, ma quello è un altro discorso, ancora. Però eh, il discorso è questo. Però se sei Leonardo DiCaprio, se sei un Francesco Favino. Oppure uh, l'altro attore che ora mi sfugge, che io apprezzo più lui che per Francesco Favino, però come attori italiani, che ora mi sta sfuggendo il nome, e... quello è un altro discorso. Che tu li, li lavori sempre e non hai bisogno del reddito, però magari per i giovani, oppure per quelli là che lavorano e non lavorano, che fai? Un bel reddito artistico secondo me ci può stare. Per quando giustamente lavori, tranquillamente diciamo. Ma... Fa vedere il contratto e quello si stoppa automaticamente. Silenzio decido io. No Depp, qua decido io. Brava la risposta di Nat, quella mi è piaciuta tantissimo. Quella era obbligatorio. Però sono d'accordo Depp, hai avuto ragione. Su quella cosa lì lo sai, l'ho sempre detto pure io. Se tu scegli di fare l'attore o l'artista, diciamo che è una tua scelta, piuttosto si avrebbe necessità di investimento nel sistema, ma... Sì. sì, sì. Anche però, se non investono nel sistema, almeno devi avere un piano B, cioè nel senso che questo è tutto. Il... Poi, certo, se cambiano e capiscono che noi siamo una delle, culli, ma delle culle, ma non solo dell'arte, cioè, ma pure del cinema, cioè alla fine del teatro. No, Io ti dico, per esempio, come eh, proprio parlando di due artisti delle nostre regioni: no? di due attori, Pirandello e Edoardo De Filippo, no? un napoletano e un siciliano, alla fine le opere loro. Sono state tradotti in tutte le lingue del mondo. Cioè, Pirantello e Edoardo non sono secondi né a Shakespeare né a Wilde e chi volete più, ci volete mettere. Qualsiasi autore volete mettere nel mondo. Loro non sono secondi a nessuno, loro non sono secondi a nessuno di questi qua. Cioè, Edoardo parlava che ne so, della violenza delle donne, però Tutto in una ironia sua, ma che ancora oggi può essere tranquillamente attuale, purtroppo questo sistema italiano uh, Pirandello ti parlava della follia perché comunque la moglie a un certo punto purtroppo ha avuto dei problemi di salute mentale tutto, raccontava de del tradimento per parlare della follia cioè usava tutte le cose sue del duomo interiore perché io son, cioè, sono cresciuto in un teatro napoletano però sono stato sempre più un fan di Pirandello che di, di, di Edoardo anche io, ho i libri qua i libri qua vediamo un po' se lo trovo qua mi il mio preferito in assoluto è sempre stato uno nessuno 100.000. Eh sì, sì Non so se si sì, vede, Sei personaggi bello. in cerchio. Molto bello. bello. Mm -hmm. Molto Questo bello. lo so, Sono andato a vederlo l'anno scorso. Sì, l'anno scorso. Uh, al teatro Bellini che lo portò in scena, il teatro stabile di, di Torino. Che venne a Napoli a fare uno spettacolo al teatro Bellini. E... Bellissimo, ma eh, pure il Lo fumatia qui, Pascal ho su YouTube. Ho visto mm -hmm. uno, una... questo qui su YouTube ricaricato, mm -mm. Eh, beh, no, ma, alla fine, ma pure questo oppure il fumatia pascal tipo, anche se non è. Alla fine ti parla del duomo. Come devi vivere nella società? Cioè, tranquillamente sì. attuale, cioè, <ride> per questo dicendo, alla fine. Ma pure lo stesso Edoardo De Filippo, possiamo parlare del, di tante altre opere, potrei fare più esempi perché lì l'ho vissuto sulla mia pelle perché avendo fatto anche teatro un anno con un ex allieva di Edoardo De Filippo, ho vissuto anche questo. Edoardo De Filippo e Pirandello non sono secondi a nessuno per le loro opere, né a Shakespeare, né a Oscar Wilde e chi volete dire. Per questo, cioè alla fine... L Investimento sì, ma c'è sempre un problema che le ultime riforme che furono fatte per, per il mondo dell'arte, gli artisti, per gli operai, tutti questi qua che lavorano in questo campo, sempre le ultime riforme sono state fatte negli anni 30-40. Le ultime riforme. Io con le date sempre uguale ai nomi degli attori dei film, io proprio date e cose. Proprio... Sono passati 100 Sei. anni, quasi 100 anni dalle ultime riforme nel campo. Cioè cioè, pensa che... Pensate che è dovuta arrivare la pandemia per far avere il... Uh, oddio. Ho dovuto arrivare la pandemia per far avere... Uh... Oddio, comunque sì, sono per la pandemia, le, le lavoratrici dello spettacolo non avevano la maternità, ecco appunto. ok cioè, cioè, Non so se sia una cosa normale questa. No, non lo è. No, pe... Non credo proprio. Eh, ecco appunto, per alcune lavoratrici dello spettacolo per avere la maternità. A tuttavia non dovevo aspettare che arrivava la pandemia. Eh, non è una cosa normale, però è successo così in Italia. Eh. Purtroppo ci vuole investimento, ci vuole soldi, però già che mettessero un reddito, almeno all'inizio, non sarebbe una cosa brutta. Poi certo, se gli metti un investimento e metti in modo che gli attori magari possano insegnare eh, qualche cosa a scuola, non fare i classici progetti eh, alternanza scuola- lavoro ma magari mettere proprio la materia della recitazione a scuola. In... So, magari l'arte avere più ore a scuola, che alla fine non dico liceo artistico, ma gli altri istituti. Quanti ore di arte fanno? Poche. Noi facevamo mm. tantissime al turistico, però il turistico. Eh. In generale che siete di tre lingue è eh... la storia dell'arte e dell'economia bomba, poi basta. Eh, Insegnato alberghiero, almeno io, quando ci andavo io, arte zero. No, infatti confermo perché conosco un sacco di persone che ci sono andate, ma niente. E eh, per questo, dicendo, eh, possibilità di non mettere quella materia. mo, se mi hanno messo oh, a settembre di partire il nuovo liceo, non so se lo conoscete, non so se lo sapete, ma è nato un nuovo liceo qui in Italia, liceo Made in Italy. Lo so, mi guardo in questa faccia così, è voluta dalla lega. Ci sono 66 ore. 66, 66 ore se non erro. 66 ore di arte. Per il primo e il secondo anno. E che non è tantissimo, eh. Tra una nazione come l'Italia che, è, ripeto, è sempre una delle culle. È sempre poco. vediamo un attimo solo mm -hmm. se è vero ma non credo sia corretto che se in Italia abbia avuto un Caravaggio io devo poter avere un reddito mica è merito mio che c'è stato lui deve essere pagato ma alla fine il reddito dovrebbe essere quello là che stavano valutando poi non lo so almeno quando vado agli attori era perché sento che sono dei contratti che lavori a pose almeno per l'attore possono essere 10 15 20 pose oppure 15 giorni di riprese e basta però se non hai un altro lavoro però magari in passato hai lavorato già altre volte sia nelle compagnie teatrali e tutto tu comunque devi pagare cioè tu comunque hai delle tasse da pagare se non hai qualcosina, se non hai niente oppure appunto lavori per Sky oppure Netflix, sono lo stesso Netflix fai una, una serie tv abbastanza importante ma Dopo possono passare pure degli anni per prima che ritorni a lavorare. E nel frattempo cosa fai? Che comunque le agenzie ce ne sono, i ruoli ce ne sono, però non sempre vieni preso. E spesso e volentieri un altro errore è quello che c'è qui. Ti guardo sempre riferito all'attore. Mm -hmm. uh, non cercano in sé per sé l'attore. Ma cercano il personaggio come è stato scritto, che somiglia all'attore. Cioè, cercano più il personaggio che l'attore, sì. Anche cioè, non... poi Poi è da schifo, eh. però ci somiglia. Vabbè, ah, allora. Ecco, per farti capire, ad esempio, un. Sempre molto... in America mo, mi è venuto in mente il film di Tarantino, mentre lui scriveva Bassali senza gloria. Scriveva il personaggio, lo vedeva così. Disse, però quasi quasi io lo vorrei offrire a Brad Pitt. Questo persona, ma stiamo parlando di Tarantino che sta scrivendo. Sta che ha pensato all'attore, ma non era detto che se lui rifiutava. Che, ad esempio, mi ricordo che Gianco l'avevo scritto per Willie Smith, ma Willie Smith ha rifiutato, e è andato a Jim Fox. Mm -hmm. Cioè, per farti capire, cioè, cioè, lui scrive, però pensa pure già agli attori. Dice, eh, non io scrivo. è sottinteso che l'attore accetti. Eh, sì, sì. Come se io disegno, faccio un'illustrazione, uno lo vede e mi fa: guarda, io ho scritto un fumetto. Eh, voglio che me lo illustri. Io lo leggo e dico: sinceramente, non voglio essere associato a sta cosa. Ah, eh, che sta. No. Oppure non mi piace l'idea, non mi piace eh, proprio vedere il mio nome associato a una cosa così. O non è il mio stile, anche provandoci, non ci riuscirei. Quindi dico di no. Ci sta. Sei, perché sei conscio di quello che sai e non sai fare. Ci sta se ti metti in gioco, ci puoi provare, però forzarti spesso fa, fa male, ti fa proprio l'effetto opposto. Mm -mm. anche ad un alberghiero è difficile trovare chi ti fa uh, fare ore di pratica salvo stage eh. ma il stage mm, mi so stage <ride> è chiama sfruttamento <ride> vorrei dire però il stage è stage questo uguale schiavi tu eh. ha senso piuttosto dare possibilità di corsi universitari a prezzi vantaggiosi cioè abbassare le tasse per gli artisti eccetera ma il problema è che non le passeranno le tasse cioè, Pure questa è un'altra buona opzione. Il problema è che non lo abbasseranno. Non ne possono abbassare. Perché. È così. Sarebbe, lo so, lo so. Però sarebbe bello avere dei corsi un pochino più accessibili. Um, per chi vuole veramente imparare. Allora, ce ne sono dei corsi gratuiti, sia di disegno che di doppiaggio. Che di tutti quelli che vuoi. Però i corsi gratuiti hanno sempre dei limiti, ok? Perché sì, tu. Che mi stai insegnando, che mi stai mettendo a disposizione il corso gratuito, cosa ci guadagni? Quasi niente. Se non se stiamo parlando di YouTube, ci può guadagnare il canale, sì, fino a un certo punto. Però non è lo stesso che ci guadagneresti insegnandomi cose per cui gli altri si fanno pagare. Infatti, oltre un tot non vai. Come le app per, per imparare le lingue, se ci pensi. Fino alle basi, proprio l'infarinatura base che ti possono dare tutti, è gratuita. Spesso poi, quando si parla di cose serie, ti chiedono di pagare, ma è normale. Però sarebbe bello avere degli sconti, del, dei vantaggi, insomma. Anche delle borse di studio ci sono, eh. Ah, oh, sì, sì. Sono sempre limitate. Mm. Sono sempre limitate. In realtà è, è un discorso che qualche volta si è già affrontato pure qui. Bisognerebbe cambiare un po' il sistema di tante cose. Purtroppo ora ci vorrebbero. Ora ho fatto l'esame del, del reddito e tutto per tappare un po' i buchi finché non si fa una rivoluzione del sistema. Eh, per questo esame, mi ricordo che il mio amico me ne aveva parlato che stanno valutando di mettere il reddito per gli attori e tutto. Eh. Che giustamente se devono ricambiare tutto il sistema ci vogliono anni e è un casino. Certo, i ah, prezzi non è che sai mai quando lavorerai e quanto eh. lavorerai a me è successo di avere a me è successo un mese di avere tante commissioni tutte con scadenze ben, ben scandite quindi non c'era neanche il poi sgamare un giorno sì ma poi basta perché poi se decidi una deadline è quella a meno che non siete amici dici vabbè allora siamo amici lo puoi capire è successa sta cosa mi dispiace, ritardo due giorni, ma non è che succede qualcosa di gravissimo. Però ci sono mesi in cui, per esempio, ci ho avuto un sacco di commissioni e mesi in cui, boh, mi guardo, guardo la tavola grafica, la tavola grafica guarda me e mi dice, boh, e io. <ride> Quindi boh. anche io, per gli artisti è la stessa cosa. Eh. Cioè, io, a me possono commissionare una cosa importantissima e poi sto ferma per un anno. Quindi, dovrebbe, secondo me dovrebbe valere un po' per... Uh per tutta la sfera artistica. Sì, sì, no, no ma infatti quando parlavo di questo raid, quando l'ho detto: parlavo che un po' volevano fare un po' per tante cose, perché ecco appunto, ho fatto sempre dell'attore perché io stavo più in questo studio, più in questo campo, però in realtà si dovrebbe allargare a tutti gli artisti, perché ti ho detto che eh, tra poco ecco appunto, tu puoi avere delle commissioni, puoi avere uno che ti chiama per delle moto eh, per il canale, non lo so, tante altre cose, poi non lo so. Però ecco appunto, puoi stare ferma per mesi e mesi senza fare niente. Yeah. Eh, questo è un grave problema. per chi magari cerca indipendenza, vabbè. Questo è ovvio. Però anche per cercare un po' di. Eh, di avere una vita sua. Si indipendenza, fare un po' le sue cose. Poi appunto magari contribuire in questo caso, se magari uno vive, non vive con i suoi, però magari li aspetta o posso andare da solo. Oppure magari a casa collaboro, che ne so, con la linea internet che magari uso molto la corrente, sai, faccio i lavori. Almeno me li pago io questa cosa. Qui io pago io questa bolletta mm. che arriva a casa. Cioè, che può sembrare poco, ma in realtà per chi lavora quando paga le cose. È no, tanto. non è poco per niente, non è poco per no, niente. No, no, lo so, lo so. Lo so, cioè, Però magari per chi, non lo, per chi ancora non, non ha ancora queste esperienze diciamo no, magari può sembrare una sciocchezza, invece in realtà no. È, è molto è anche una soddisfazione. È vero che il portafoglio piange, però allo stesso tempo è una soddisfazione perché dici: no, stavolta l'ho fatto io. Eh, stavolta non mi potete dire niente, stavolta ho fatto tutte le mie opere con le mie. mani eh, no, eh quando ad esempio ecco appunto io mi vedo i titoli di studi di là che ho messo nella cornice, sai attaccata e tt... io vedo e dico queste sono le mie mani perché me le ho pagate tutti, io non ho chiesto un euro a nessuno È... una soddisfazioni personali che nessuno te li può togliere nessuno nessuno sì. sì, È... sì, sì. e questo pure, pure il corso di doppiaggio la stessa cosa sempre pagato da me e eh, nessuno mi può dire niente È... così Uh, vediamo un po' uh, assenza sì, sì. uh, sai come si chiama rete di cittadinanza come si chiamava perché ora non c'è più quello che hanno tolto perché la gente eh in Italia c'è sempre questo problema non sanno fare i controlli e loro quando una cosa non va bene tolgono in realtà basta fare più controlli perché in realtà giustamente per chi ha, per chi ha fatto le frode e tutto è giusto che paga per carità di Dio, nessuno sta dicendo di incontrare. Però ci sono persone che ne hanno bisogno. Che magari ho un settore, oppure appunto, magari qualche problema familiare che non è potuto più lavorare nel caso artistico. Che fai queste persone che ne hanno bisogno? Perché magari non, è che non possono lavorare, perché non è che non vogliono lavorare, che ora non c'è lavoro. Che fai? Prendi e togli, e non ha senso toglierlo, ha senso fare delle modifiche, ha senso fare dei controlli, ma toglierlo da mezzo no, come hanno fatto no. Eh, ma questo richiederebbe forza lavoro e dipendenti pagati. Eh, sì, no. <ride> quindi è più facile toglierlo. E poi nel sistema del reddito di cittadinanza c'era che qualcuno ti doveva seguire per trovare lavoro. Queste figure o erano troppo poche o non sono mai state. C'è uno dei controsensi più assurdi. Sì. Su un settore che in Italia non ha mai funzionato, ovvero gli uffici degli impiego, che era una cosa che sarebbe fin fra... già dall'inizio, infatti hai detto la cosa giusta. Eh. A me non hanno mai chiamato. Mai. Io, mm. Tu consideri che io ho otto anni di esperienza ristorativa? Mhm. Ho -hmm. scritto tutto, ho fatto tutti i ruoli possibili e immaginabili, anche aiuto cuoco, tutte queste cose qua. Mhm. Quando andavo tipo al centro di impiego, che, che prende, tipo, fai la domanda, la richiesta per la disoccupazione, sì, sì, magari è finita la stagione e tutto, e non mi hanno mai chiamato per fare colloqui né niente. Mai? Cioè, come cazzo è possibile che c'è gente che ti sta dando la disponibilità al lavoro e veramente non c'è niente, nessuno, poi te ne vai su subito.it ed è pieno di annunci, cerco questo, cerco quello, ma perché funziona più un'app? Di un ente che è nato apposta, fa un pazzista, cosa... Ecco appunto. Gian Giulio dice la stessa cosa: dieci anni che è scritto, però, mai... però se tu fai da solo trovi un lavoro, eh? Il le... contro senso, eh sì, Basta che te ne messo subito, eh? Wow. eh. Le contro del nostro amato paese. Eh. Purtroppo è così, va cambiato, non ci giriamo attorno, non, non solo dell'arte, perché i problemi dell'arte. Di questo è proprio una cosa di sistema Anche se quando ho studiato storia del teatro Finché uno non è venuta un'istituzione A mettere il bastone fra le ruote e poi mi ha fatto tenere in mente anche Caravaggio Mi ha fatto tenere in mente Finché non è venuta quell'istituzione L'arte qui veniva apprezzata di più E da quando c'è quell'istituzione che non viene più apprezzata Caravaggio è l'esempio proprio perché tu l'hai scritto Mi ha fatto tenere in mente, che mi è, in mente se Gian Gio è Uno dei due è scritto il fatto di Caravaggio Caravaggio mm. è stato anche uno che ha sofferto A causa di quell'istituzione da quando c'è quell'istituzione che l'arte non ha più preso di valore, ha perso di valore. Non so se avete capito di chi sto parlando. Di un'istituzione che è uno stato a parte nell'Italia. Diciamo. Sì, oh, ma, ho capito tranquillamente. No, no, vabbè. eh, non so se ti ricordi che nel medioevo cosa è successo quando poi sono messi in mezzo a eh, se sì, te lo ricordi? No, qualcosina? Io perché poi ho fatto un esame di solo del teatro e. Per questo la memoria più da che se, si ricorda più le cose perché l'ha fatto di molto di recente. Eh, no, parlo del Vaticano che è un'altra cosa rispetto alla Chiesa. Il Vaticano è un'altra cosa. Nel mm -hmm. eh, Vaticano, ecco appunto. Eh, ma. Il discorso è che non è il fatto di. Le chiese dell'opera che ci sono nelle chiese sono meravigliose. Però le loro, le loro leggi che hanno impostato è stato un, un errore proprio madornale. Perché lui ha detto: Bene, se non è avuto quell'arte che avevamo. Però, intanto, da quando, quando sono messi in mezzo l'oro, l'arte non è stato più considerata come prima. E Caravaggio è un esempio di una sorta di martire, se vogliamo dare il termine loro dell'istituzione dell del Vaticano perché nessuno aveva il coraggio di contrastare lo Stato lì sì infatti c'è un film fatto da Scamarcio che mi sembra che interpreta Caravaggio sì non ricordo assolutamente mi è uscito di recente eh? ah di recente no. un anno fa forse te lo dico subito controllo aspetta un attimo, faccio uscire il gatto dalla stanza che ha deciso certo, di certo, ma se vuole salutare se vuole salutare è ben voluto ecco qua l'ombra di Caravaggio Ah Vabbè, si beh, sì, sì, l'ombra di Caravaggio 2022, è stato prodotto di paesi sia in Italia che in Francia, sì, infatti me li ricordo, sono passati due anni, ma non lo so se sta su qualche piattaforma o qualcosa del genere, e... però sì, pure è uno dei film che volevo recuperare per vedere come l'avevano, vedere come era stata raccontata la sua storia. Devo cercarlo. Eh, sì, sì, sì. E... Niente, Nat, dobbiamo cambiare il sistema, non dobbiamo cambiare il... <ride> Vai. No, ci sono anche Ema e Gianji quindi sì, siamo in quattro, sì. Ok, siete qua. Mi <ride> Io ieri l'ho rivisto. Ah, di... ah. ah. no, da, 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 da parecchio tempo che. Mm, da parecchio tempo che non lo vedo, sì. Fermo, ieri eh. a pranzo l'ho messo per l'ho visto tutto. Bello, bello. ovviamente perché Minchia, non so a memoria. Minchia, Johnny. Caravaggio. Caravaggio Caravaggio. Cioè. Caravaggio. E ho letto il libro di Caravaggio, lasciami provare la vista. Poi ho <ride> fatto niente soltanto. Ah, e se ti genio. portavi il libro di Caravaggio, tu questo tutto questo non sarebbe successo. Tutto questo non sarebbe successo e no, incomincio. il film lo possiamo doppiare tutto noi, secondo me. Secondo me qualcosa simpatico con doppiaggio lo possiamo fare in live. Eh? Seppure Emma vuole partecipare. Io ne parlavo con Emma oggi che mi mangerei le mani e i gomiti. Perché avevo un file con tutti sì. i format che volevo portare. Tutti i format nuovi e tutto. Non lo trovo più. Perché io mi dimentico le cose. Io sono una persona che se non scrive le cose le dimentica. Io mi ricordo di averlo scritto sia su digitale che su carta, ma ho traslocato mm -hmm. di recente e non trovo più niente, E voglio piangere perché mm -hmm. c'erano un sacco di cose belle e interessanti eh, che ho pensato di fare per il canale, tra cui c'entrava anche il doppiaggio. Però non mi ricordo cos'era, non okay. me lo ricordo. Ok, allora facciamo così. No, io, e possiamo, io e Emma ti possiamo aiutare, Anto po Emma, sono da due anni che studia doppiaggio e... Grazie Sama per... Eh, sei tu che hai fatto lo show, la presentazione a Slayer di Silalart, Annat. È apparso un moderatore in chat così dall'ombra e ha fatto la presentazione. Sì, ok. Eh, ti ringrazio Sama. Un giorno che sto Grazie. Facciamo tutto, Ama. Sama. E... No, niente. Per me la possiamo fare qualche cosa di doppiaggio. Basta solo organizzarsi. Se non mi sbaglio, ci sono anche dei siti dove si possono prendere tutta la sceneggiatura e tutto. Mm -hmm. Se non erro. E secondo me la possiamo fare qualcosa di simpatico per divertirsi? Per giocare soprattutto perché ci dobbiamo ricordare che bisogna studiare e tutto, e bisogna Però anche divertirsi: un sì. po' di divertimento ci vuole sempre. Sì, sì, dura due anni. Ah, dura due anni, eh. Ah, ok, a me mi sembra se non ho capito male, 2 più 1 di Master ma devo ancora chiedere informazioni, però penso che sia così e io a questa ragazza la stimo solo a bestia, solo per una cosa prego Sam, tempo fa avevi di giocare a Fallout 3 la mia saga preferita no. <ride> tutte ah. le babole della sopra <ride> Ah, uh, 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 uh. Sì, Sam è un fan di Fallout sì. Quanto ti posso capire cioè i poster, le bubble che si muove Magliette, felp, tutto Anche la, qua c'ho la lampada Infatti io mi ricordo di una felp di Fallout La eh? lampada Carina, carina Ah, leggerissima fissazione per quel gioco Leggerissimo Anche io c'ho Dark Meat, però così Versione in testa gigante No, Fallout è la vita. Ma... <ride> abbiamo lo stesso no, non ho mai giocato a Fallout. Non ho mai giocato a Fallout. Davvero? Mai, no, no. Bisogna rimediare. Sì, sì, infatti, come esempio io ho rimediato perché poi mi sono finito anche Bloodborne. L'ho finito. Ho finito Quindi anche DLC, DLC come me li preferite plasmare. Eh, ma fa l'ottusci anche sulla Sony, eh, sulla PlayStation, se non erro. Si, sì. si. Sì. Oddio, mamma ma che mi che mi scrive? Quando giochi a Fallout? Quando che fa Fallout? Ah, saremmi io a scriverti quando giochi a Fallout. Cosa <ride> che facciamo? Ci mettiamo d'accordo. Eh, Senza, anche, no, ma, ragazzi, eh ragazzi. ragazzi. Io ripeto, io ci bello. sto, io ci sto. Noi possiamo organizzare per qualsiasi cosa, io ti ripeto, un attimo, Te ho sempre detto a me mi ha fatto ripiacere di vederti qua, è stato bellissimo chiacchierare con te, parlare un po' di arte, un po' di questo, un po' di. Che alla fine, come ho sempre detto lo ripeterò in tutte le live di, di Quindi alla fine la cosa è bella è questa: si ride, si scherza, si parla da, di arte e poi si parla anche di altre cose, sempre riferito all'arte, del sistema. Perché alla fine, se noi ragazzi che siamo appassionati di arte e non parliamo del sistema politico, di, di come funziona l'arte, anche delle cose critiche, cioè, non penso mai che questo paese si evolverà. Se noi non parliamo. Perché noi abbiamo la possibilità di raccontare le cose che non vanno bene rispetto ad altri paesi. E per questo è giusto che noi ne parliamo. Anche quando si parla di arte, è anche giusto raccontare delle cose belle e delle cose brutte. Perché alla fine l'arte. Io ho sempre detto: che l'arte è terapia. Arte, mh, personalmente, io l'ho sempre veduto come una delle più grandi terapie che chiunque può fare. Dal disegno, uh, alla tavoletta, perché poi ormai l'arte si è evoluta anche l'arte su tanti aspetti. Ormai l'arte non è solo disegno, pittura, dipingere, no, non è solo questo. So, tem, ma il concetto di arte è così vario? Eh. Ripeto, ne stavo parlando pure ieri. Cioè, eh. Il concetto di arte è così vario. Prego, è tanto, tanto, tanto vario. No, oh, infatti, eh, qua proprio si, si deve si, si intavola una conversazione che non finisce mai più. Oh, infatti, e... è questo. Ieri parlavano i ragazzi, mi dicevano «Eh, ma secondo te Pollock è arte? Eh, ma tu come la vedi che magari eh, arriva, oppure in generale, fa, come la vedi che magari tu che ti stai, che ti sbatti, che fai cose assurde, che ti inventi mondi nuovi, che ti inventi questo, quello e l'altro, no? E poi arriva uno che squarcia una tela e per la critica «Ah, arte! Allucinante! Assurdo! 500 milioni!» E poi tu che sei lì che ti sbatti col sangue, sudore e tutto, niente! Non vieni notato, non vieni. Io detto, ragazzi, dipende, dipende. Cioè non è che la critica è unilaterale. ok? ci può essere il critico che apprezza le cose che crei tu, come ci può essere quello che dice: questa è una cosa innovativa, non l'ha mai fatta nessuno. No, tieni tutti i miei soldi. Che poi faccia o, soggettivamente o oggettivamente cacare l'opera d'arte che opera d'arte o quello che hanno fatto va bene, ci sta, però. Mm -mm. parlavamo di questo no ma infatti è così purtroppo non cioè, è così l'arte in generale tu ecco appunto hai raccontato una cosa giusta sul, 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 sul campo tuo e devo dire la stessa cosa del cinema e del, del teatro alla fine puoi essere bravo quando vuoi tu ma a volte non vieni preso perché magari ecco appunto vogliono un ragazzo che ne so biondo invece di capelli scuri e tu magari sei più bravo di quello biondo però non vieni preso perché magari vogliono il biondo, che sì. In realtà. Teoricamente, se ti vuoi pittare i capelli, diventi scuro anche tu. Però invece non vogliono il biondo biondo naturale. E sì. guardano tutti questi piccoli dettagli. Che il cinema è fatto di dettagli. Però, a differenza di, dell'America, che magari l'America di ah, Tu mi piaci come attore. Però, se magari, che ne so, devi perdere 15 kg, fare palestra, mettere: cioè perdere 15 kg e mette, rimettere 15 di massa muscolare. Cioè in America li fanno perché dicono: tu voglio quell'attore lì perché mi piace, è bravo, so che può fare quel ruolo, però deve fare questo. Invece qua in Italia no. Qua in Italia, queste cose qua non le fanno. Se tu pensi ad esempio a un Chris, vediamo Chris, quello di Guardiano della Galassia, l'attore. Mm -hmm. Chris, il cognome è Chris Pat. Pat. Eh. Prima di, di Guardiano della Galassia hai visto che cosa faceva? O com'era? Eh, sì, com'era? Sì, cosa faceva? Non mi ricordo. È eh, una serie no. di V comit, co una cosa commedia alla fine. Hanno visto gli hanno di Questo è bravo. Secondo me è perfetto. È, però deve fare una dieta, deve mettere massa muscolare. E l'hanno preso così. Cioè, non è perché lui era l'uomo palestrato che ora, ora tutti conoscono. Eh, anche come, se mi diceva, come Phoenix per Joker eh. hanno detto: Sì, sei bravissimo. però mi servi che sei uno stecco. Lui ha mangiato una mela per un mese. Ogni giorno mangiavo una mela, ecco. Questa cosa lo sente, cioè che io seguo un sacco gli Slim Dogs, che sono sì, innamorata di quel canale. Mm -hmm. Mi ricordo questa cosa, che lui a un mese dalle riprese era cioè, era... Era robusto e il regista ha detto, senti, ma sei deficiente, ti ho detto che devi dimagrire. E fa, no, no, ma io ho mangiato quello che volevo finora, però ora, da ora in poi, mangerò una mela al giorno e basta. Così ha fatto, è diventato così. Mela e acqua, una mela in un giorno, eh. Mela e acqua è diventato così immediatamente. Tistante. Quindi sì, loro lo fanno, però in Italia è un po' più difficile, sta cosa. In Italia non lo faranno mai e poi mai perché vogliono già l'attore formato e tutto. Poi, magari pure che non parli bene, però magari se sei perfetto per quello che vogliono, ti prendono. Certo voglio Qu quante serie tv guardo anche su Netflix a volte. Italiane? Eh... Mm? Italiane? Eh sì, io guardo un sacco di serie italiane. Ma proprio perché la recitazione mi, mi, mi incuriosisce. Poi il 90% delle volte mi fanno cagare. Sì. ad esempio, c'è una serie TV, cioè neanche una serie TV, una fiction girata a Napoli, che è molto acclamata negli ultimi anni. Ma io non ho visto una puntata, non ho visto un minuto e io non la voglio vedere proprio. Capiamo. Qual è? C'è un fuori un mare. <ride> e ti posso dire che l'ho vista e ti posso dire che ne sono innamorata? Perché no? Io non ho mai visto una puntata, però ho visto, ho visto le però ultime: c'è che non va oltre il dialetto, c'è gente che dice no, eh, io questi parlano napoletano e cringe. Il sentire parlare gli attori in dialetto e cringe, non mi piace, e così e quelli è quell e e quindi io non la guardo. Poi no, guardi no, la no. prima puntata e quasi piangi di quanto è fatta bene, di quanto ti coinvolge la storia, gli attori l'ho consigliata da poco a, a mia con la mm. mia amica la vtuber lei mi fa, eh così così ha visto la prima puntata e già avevo tanto così di messaggi in caps con lei che sclerava per la storia perché diceva, no ma non ci posso credere ma è successo quello, quello e l'altro, ha finito già la prima stagione in tre giorni eh vabbè ma ci sta, in realtà io ho sempre detto una cosa non ho visto nemmeno una puntata, però so l'idea cosa c'è dietro, io ho sempre detto bella l'idea ci sono certe cose che non avendo mai visto niente però già so che diciamo io non apprezzo del sistema cinema italiano. Cioè, L'idea è bella perché è bello e giusto sensibilizzare su certi argomenti che devono capire che purtroppo alcuni ragazzi entrano in un giro ma neanche, neanche se lo volendo... Non è che lo vogliono, lo vogliono entrare, ci entrano perché ci entrano, ci sono nati ma non è detto che loro siano così. Cioè, il progetto che c'è a me piace. Ci sono altre cose che diciamo del sistema... Della, della Rai di come lavora la Rai, che a me non piace. No, ma cioè, ci sta, mh. ci sta, eh. per però io... c'è gente che non va proprio oltre al dialetto. No, a me non, me, me non mi interessa il dialetto. io Penso devo vedere un film, me lo vedo in siciliano, in calabrese, ma pure in milanese. Cioè, non è problema del dialetto. Anzi, penso che è bello eh, come una spugna che assorbe l'acqua. A subire tutti i dialetti della nazionalità, cioè io posso dire che nel popolare attivo ci sono più sardi che napoletani, ma sono i sardi. Infatti, se io dico cavallo, mi arriva un ticoddiri e mi arriva tranquillamente un ticoddiri Non so se sia questo meme sardo, però appena che arriva un cavallo, mi arrivano dei ticoddiri È un meme sardo. Altri, ecco la mia stima, la scritta sei un cavallo, vedi. E dice ecco, appunto, eh, è bello anche imparare anche questi, questi grandissimi attori che Emma diceva. Non è il fatto che parli di napoletano, ma che non, sono, che non siano attori. Mm. Ci sta, però, proprio su, su questa serie ci sono così tanti pregiudizi che la gente non la vuole guardare a prescindere. Dice che eh, è cringe, ma no, no, no. guarda la storia, ma no, ascolta no. quello che dicono, quello che vivono, le, le, qua, quanto. Poi mi piace un sacco che hanno, fatto, hanno esorcizzato la figura del, del figaccione, ok? Perché proprio uno degli attori che esteticamente è più carini della serie è un pezzo di merda e te lo fanno odiare a morte. È la cosa più bella che potevano fare per me. Ah, oh, ma. Se facevano, ah, sono l'eroe, sono quello più bravo che non ci curpa niente. No, Scusa, è uscito un attimo è siciliano. Che non ha è... uscito che non ci curpa niente. Non c'è nessun problema, anzi, oh, proprio ora ho detto. Meno male che l'ho detto. Eh. Meno male che l'ho detto. L'ho detto. detto. Eh, non fa niente se c'è il tuo dialetto, cioè, anzi, è bello. Il dialetto esce quando ti, ti animi in una discussione. E io eh sì. non parlo quasi mai dialetto, eh. Però ogni tanto, proprio a fine di una frase, esce. Eh, da solo. Esce sempre. Esce sempre il nostro dialetto. Sì, come ma anche parlavi del napoletano della... sì, sì. ma esce. Io ho sentito anche i miei docenti di doppiaggio che ogni tanto qualche parola in dialetto la dicano, eppure loro parlano in dizione, semplicemente sempre sull'utilicamente in Però ogni tanto capita, ma perché è giusto che le nostre radici escono fuori, cioè è normale, è naturale, non, non li puoi sopprimere, è come se. Sopprimere il tuo dialetto è come se sopprimere i tuoi sentimenti, cioè le tue emozioni, non puoi. Giustamente quando devi lavorare sul doppiaggio e recitazione, quadrocun, mi fa parlare pure sardo a me, quando ducun, <ride> eh, quando. docunno, guado cun, no, ho ti... bloccato di nuovo, porca. Però così sei più bella rispetto a prima, al blocco di prima, Eh... no. Ma allora, riguardo di solito abbiamo gusti simili. ma mi metto... oh, Vabbè, ma alla fine, eh, ma ce la guardiamo insieme, te la faccio guardare da con l'obbligo morale. Oh, ma ci sta, ripeto, ci sta ragazzi. E poi a me spesso chiedono: ma sei siciliana? Sei... Perché spesso parlo italiano, sì. però non um... cioè, io spesso nella mia vita parlo italiano, è veramente raro che parlo dialetto, ma anche con la famiglia cioè Loro non mm. mi parlano in siciliano, ma io rispondo comunque in italiano. Prima o poi li convertirò un pochino mm. e, mm. e però mi dicono: Ma sei siciliana? Sì, perché non parli mai dialetto? Non lo so perché non... cioè, è bello parlare dialetto, però quanto può durare? Tu considera che, appunto, co come dicevo prima, Miacon stai no? accendo mm. la webcam, wow, sfarfallata di colore. Miacon mm -hmm. eh, mi è qua, tipo che è la, la mia migliore amica, è qua da 11 anni. Non uh -huh. spiccica una parola di dialetto, lei è di Pavia. Non capisce un cazzo di dialetto. Quando viene a casa mia, mia mamma continua a... e insiste a parlarle in dialetto e lei mi guarda tipo, che devo fare? Cosa mi ha detto? Cosa vuole? Perché non a tutti piace il dialetto. Assolutamente no, vabbè. A me difficilmente, anche a me mi difficilmente mi escono le parole in dialetto, però qualche volta mi capita, soprattutto se... Sto in, più che altro in ansia oppure sono arrabbiato. Mi escono le, le peggiori parole nel mio dialetto, mi escono, le... Mi escono le brutte parole. Però alla fine anche io ci sto evitando, soprattutto quando inizio a fare il doppiaggio, di migliorare questa situazione. La GL soprattutto, eh, ma non mi puoi capire. E qua c abbiamo Sh. Sh. SC, da me sì. è il trauma più totale. Perché sciddica, cioè quante S, quante H. Invece scivola, no, sciddica. È veramente Sicilia. Ok? Noi Easy. qua diciamo Sicilia, Sicilia, ma non è mai nella vita è Sicilia. Però mm. è terribile. Per un siciliano cercare di non dire shh perché ce l'abbiamo qua. Ce l'abbiamo qua. Non so nel tuo dialetto, cos'è che, che hai pro, che ti dà no, più... eh, Diciamo che alcune parole più che altro. È la GL il nostro problema. Però io con il tempo, la GL. Ad esempio, in dizione famiglia, ah. e come la dici? Come la pronunci? Io, famiglia, famiglia, vedi? Per noi invece qui è un po' più. È un dramma, lo dice bene. Cioè, io, mo, per fortuna, mi sono allenato in quest'ultimo quest anno pure quando stavo al cinema. Allora, diciamo che famiglia non riesco a dire più. Però molti ragazzi stanno iniziando ora con la GL, non ci riescono. Come lo dici famiglia? Come lo dicono famiglia? Eh. Famiglia. Invece famiglia. Anche da me si dice famiglia. Quindi. <ride> riesco La GL è un dramma, sì, assolutamente sì. Siamo coniglio. Io riesco a dire tranquillamente, però. Al ecco appunto, è lo sa che nel napoletano la GL è la parte più difficile della dizione. Io Dice... ho sempre detto che se i napoletani e i siciliani parlano in dialetto tra di loro, si capiscono. Io lo capisco spesso, senza bisogno di, so ma perché ci sono un sacco di parole che sono uguali, anche i modi di dire chi ne saccio, come lo dici, chi ne saccio, è, <ride> e che lì? 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 Sì, famiglia, è lì. Siamo lì? Lì? lì. Sono le stesse cose, famiglia, sì, perché so eh sì ma infatti non cortello non no salciccia io non lo accetto mai nella vita come parola per me non esiste <ride> invece cortello cortello per me è un cutiello un cutiello il coltello sembra napoletano ma è siciliano eh è oh, certo perché o oh, cortella vabbè in alcune parti si dice o oh, curtielle eh, capito, Curtielo, o Curtiello, vedi che... Eh, sì, o Curtiello. Scusa un attimo. Ah, vai. Tranquillo. O tra mammure. O, o, o tra sì. E che ne sei, ma? Eh? ma guarda, dai, sei sai parlare in una... Ah, giusto, sei Avellini, giusto, hai detto bene. Oddio, io so bene quel messaggio che tu... Ah, ti capisco, ma ho la fortuna di non avere impressione, nonostante io sia Avellini, ecco appunto. Mia mamma pensa che siamo al mercato del pesce. Vanni è il mio nome. In van. Oh, ok, ok, ok. Uh, ma allora tu sei. Ma sono stanze a... di, di distanza, ma ho urlato ah, sì, sì <ride> ci sono comunque <ride> con gambe. Per, per questo, infatti, ad esempio, mi ricordo che una delle prime lezioni di edizione che ho fatto qua al doppiaggio. Che doppio, e C'erano delle parole che lei aveva scritto già vicino a questa lavagnetta, no, eh, mm -hmm. ad esempio. Il cartemato della Disney. No, quella dell'animale dell che poi incontra la bella. Ciao. <ride> Come si chiama? Cioè, Lui. Zura. No, c'è Zura. il no, cioè cartemato della Disney. Fatto della bestia. Che incontra questa bella, mm -hmm. bella, Come bella si bestia, la, be la bella è la bestia, la bella è la bestia, sì. La bella è la bestia. Poi il fatto che parecchi nel nostro italiano, parecchi raddoppiano sempre quella... La bella, la bella, invece la bella. Sai la quante bestia. volte me lo dicono? Con, tipo subito? Con quante B l'hai detto? Mi dicono scusa. No, infatti l'insegnante di disegno diceva la bella e la bestia. E parecchi dicevano, perché mi è capitato, gli, la bella e la bestia ho detto bene, però in alcune parole le raddoppiate io li dicevo involontariamente, li dicevo raddoppiate perché proprio è una questione non solo dialettale, ma anche a volte per... Non praticarla bene l'italiano perfetto. In questo caso la dizione. Che è che la bella e la bestia. I euro classi che esempio che dicevo: Vabbè, dimmi la bella e la bestia. Perché la bella. Quando è B, Quando è B? La... Subito subito torno cioè, subito. Eh. subito. 4B, e, ma, ma pure un'altra cosa, un altro nome che sbaglia. Viene sbagliato proprio sbagliato spesso. È Luigi Luigi. Sì, mm. pure Luigi viene sbagliato spesso. Come Viene pronunciato in una maniera errata. È eh, Luigi. Luigi 3 4 g Invece, in la è Luigi. Luigi, a Roma, è Capito. impossibile togliere da S in, in sedia che diventa la S. È eh. eh, la mia docente di dizione di Roma proprio. E poi, poi lei fece questo esempio, no, giusto, giusto. E lei è di Roma e aveva detto, ma lei è dove. Lo disse nel mio dialetto gli errori che fanno sono questi 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 e quelli e invece qua in Napoli dice, dice sempre della GL poi io, vabbè. i saldi comunque mettono le doppie sembra che appunto quaddu sei un quaddu sei un quaddu sei, sei un palafreno mi rispondo ti codiri ma da me anche che fai hm? che fai 7F Sette, 7F ah, sì, sì. che fai che fai? fai che fai <ride> che fai ah, gatto. ciao gatto vieni qua vieni sì, delinquente sto gatto vieni, saluta gli amici di twitch che ora facciamo <ride> ora sacchiamo se no ci divulghiamo un po troppo e... nat io ti ringrazio veramente sì, e... sì, che grazie a te no grazie Facciamo così, grazie a te. Grazie. Ora ci facciamo la faccia a vicenda per chi deve ringraziare chi no. no, no grazie, a te, così. grazie a te, Ci buttiamo sì, il gatto Aspetta, no, e veramente. Quando vuoi venire qui, non fate nessun problema. Schiramelo così tranquillamente, ma pure in generale. Eh, Zura è bellissimo. No, assolutamente, Zura è il top model. Cioè, io lo voglio come top model di Twitch Italia. Deve essere uno dei <ride> Zura. Dovrà... No, è veramente, grazie di tutto. Mi ha fatto piacere averti qui. E Vabbè, lo sai, sì, fine... e... non ho nulla da dirti oltre che augurarti il meglio. In bocca al lupo per il futuro, però in realtà, ripeto, veramente sono stato felice. Zura. Non si so vede ancora, a a giornare, sì, ma c'è il gatto in faccia. Sempre. Sì, no. Mi hai azzurra. veramente. No, mi è fatto piacere rivederti proprio qui. Averti come ospite, cioè... mi fa piacere passare. Poi ogni tanto, ecco, appunto, ti ho scritto così, sapere come stavi e tutto. Che alla fine, vabbè, ma te lo dico perché lo sempre detto anche pure in privato. Alla fine. Tu sei una bella persona, te l'ho detto anche all'inizio, una bella persona, brava streamer, simpatica e tutto, cioè non, ho, non, ho, non ho niente da dirti, anzi ho solo a farti complimenti su tutto, per quello che sei, per i ragazzi della tua community e questa cosa, lo sai, te l'ho sempre detto in uh, privato, te lo dico pure ora perché tranquillamente te l'ho detto in privato, te cioè, lo posso dire pure ora, non ho niente da dirti, anzi, sempre grazie per, per essere venuta e... Lo sai, grazie. Grazie a te, grazie a te mm -hmm. eh, e a loro soprattutto che mi sopportano. Comunque hanno, hanno pazienza, Loro hanno tanta pazienza. No, io penso che. No, non penso che sei così come ti descrivi. Penso che sei sì, più grande. Sopportare e sopportare. <ride> dico eh, la differenza è proprio una, una vocale. Vieni qua, stai fermo qua un attimo. Sopportare, sopportare, questo pure è vero. No? Eh, sì, la differenza vero. in una vocale è fondamentale. Sì, perché uno può mal, malinterpretare queste parole, però, no, è molto, no, no. no, no. Ragazzi, forse. No, però comunque ha fa fatto piacere un sacco chiacchierare. Poi, sì, eh. possiamo parlare comunque di quella cosa che dicevi del, di fare qualcosa col doppiaggio? Sarebbe assolutamente, divertente. Assolutamente. Ma poi, magari, pure ora che mo, magari facciamo il raid giusto due paroline su questa cosa del doppiaggio. la Possiamo fare anche un attimo così. Facciamo pure un ride in a qualcuno. E magari, se anzi, visto che tu sei l'ospite, magari scegli anche tu a chi rideare. Dici tranquillamente tu sei qualcuno. E... Che se qualcuno. sì Sì, sì, sì. Vai eh, tranquillamente. la riesci a stare fermo tipo tre secondi? Che non vedo ma pure la coda in faccia, scusami. Ero. <ride> uh, senti. Mi sta pure spostando la lampada, ti rendi conto? Guarda, c'ho lollo in live. C'ho lollone. Mm. Non ricordo se lo conosco, però va bene. Eh, scrivi eh, il nome: scrivi il nome le miniature dell'Hollodix. Conosci? No, sinceramente, che io ricordo, non è stato che ci sono passato qualche volta, però devo vedere. Live culo azzurra. Sono d'accordo. Giangino, Giangi. X si so chiama. anche noi abbiamo due Gianji che non appaiono sì. spesso. Sì, abbiamo un Giancix e un Giangio. Però non appaiono eh. spesso, però, ogni tanto qualche qualcosa fanno vedere. Vediamo. Ok, quando vuoi puoi scrivere il nome in chat così lo. Eh. Se riesco, se il mio gatto me lo fa fare. Ok, anche okay, così tranquillamente. Hai Tocca... Oh no, tocca cambiare nick. No, vabbè. poi... Vabbè, Giungix e Giangio e Giangio ci sono. Giungix e Giangio, sì. Per questo Però penso che Gianci 9710 è perfetto. Ecco qua. Si è calmato, forse il gatto, però io non parlo forte. Demoniato, in questo gioco. si è partito. Si sta per partire. Beh, ragazzi, si, si sta per partire. Ride, per partire ride. Mm -hmm. ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia, è stato un piacere conoscere Gianci e Ema. Grazie a Sama e Aki per la moderazione. Ringrazio. Chi c'era più saca per essere passato. Però stava al lavoro. Però ha detto appena: ha detto pure se devo passare per un saluto veloce. Devo salutare perché stava al lavoro. Come sempre, i lurcatori che ci lurcano sono sempre tantissimi. Ma Twitch, dici, Twitch come sempre, decide di dare i numeri a random. Secondo me qualche volta mi devo segnare, mi devo segnare i numeri che dà Twitch. Così me li vado a giocare così magari almeno vedo se mi porta fortuna. Ma magari, ma magari. <ride> Comunque, ragazzi, grazie per essere passati. Grazie per la compagnia. Come sempre qui c'è una frase finale ogni fine live guardate la radio guardatela ci vediamo per chi vuole la prossima volta poi se no ci vediamo da un altro perché io sicuramente io passerò ciao ragazzi vieni per il ride ciao, ciao.